Carissimi amici del Preneste Studios, buonasera e bentornati per una nuova diretta insieme. Anche questa sera, come ogni lunedì ormai mensile, ogni fine mese più o meno, torna il Parliamone, questa trasmissione ideata dal sottoscritto insieme a questa persona qui sotto di me, il buon Simone, ormai parte fissa del Preneste Studios. Insieme a noi, da qualche settimana a questa parte, c'è un altro nuovo personaggio, un nuovo amico del Preneste Studios, soprannominato da me l'internazionale Giacomo, che è qui, Buonasera, anzi qui, buonasera a tutti. che ha Ciao, specchio, ciao. esatto, indichiamo, insomma, non si indica col dito, è maleducazione, però comunque cerchiamo di farci capire, il nostro Nessun caro problema, dai. Giacomo. Poi indichiamo tutti quanti verso il nostro ospite speciale di questa sera, che tutti avrete riconosciuto grazie alla grandissima pubblicità che tanti amici ci hanno fatto, tra cui Simone, vabbè, ovviamente anche Giacomo, ma tanti altri amici che ringrazierò nel seguito della puntata. Ovvero con noi questa sera abbiamo ospite il grande Andrea Balestri. Un caloroso applauso virtuale. E Ciao per Andrea, aver grazie. accettato il nostro invito. Buonasera a tutti, ciao 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 Giacomo, Cristian, Simone, ciao ciao. Ciao. Rinnovo i saluti, come detto, a tutti quanti voi ragazzi che siete ospiti qui con me in questa diretta, ma soprattutto a tutti i nostri amici che scriveranno presto, che si connetteranno, perché purtroppo chiediamo scusa, ma c'è sempre qualche piccolissimo problema tecnico prima di partire la diretta, quindi si perdono sempre quei 10 minuti in più, però non fa niente, poi li recupereremo abbondantemente, come il nostro solito. Allora, innanzitutto, prima di cominciare, io rinnovo a tutti quanti voi come siete, i miei più cari ringraziamenti per essere qua con me questa sera e soprattutto per essere qui sul mio canale per informare, come al solito, tutte le persone che mi seguono con dei contenuti di alta cultura, ovviamente. Ricevo tantissimi complimenti ogni volta che facciamo le dirette perché tutte le persone mi dicono: ah, comunque tu porti sempre dei contenuti interessanti, tanti ospiti e tutto quanto. Però non mi piace prendere il merito totale, ma preferisco dividerlo sempre con chi mi aiuta a fare questo, per cui c'è Simone, c'è Giacomo e questa sera c'è anche Andrea, che spero ovviamente, insomma, si divertirà a stare un po' con noi. E finita questa piccola introduzione, io comincio a salutare tutti quanti e rinnovo a tutti la possibilità di scrivere nei commenti un saluto, un messaggio, eventualmente anche una domanda che volete fare al nostro Andrea, ok? Per essere sempre più partecipi con le nostre dirette. Detto questo, io faccio un altro po' di cosettine e lascio la parola al mio collega Simone che ci presenterà al meglio questa serata dedicata allo speciale e al fantastico film di Pinocchio. Beh, Vai, Simone. io anzitutto do una calda buonasera, un ben ritrovati a tutti voi, un grazie a tutti, in particolare anche sempre alla grande disponibilità e simpatia di Andrea, che ho avuto piacere di conoscere qualche anno fa, durante una nostra diretta radiofonica di Gotodisco. Volevamo realizzare proprio un tributo ad Andrea e a questo indimenticabile personaggio che non conosce età, che non conosce confini, che è Pinocchio. E devo dire che, conoscendo Andrea dal vivo, si ha subito l'impressione di parlare con un amico che si conosca da sempre. Beh, perché all'interno del palinsesto di Parliamone quest'anno ho voluto portare Pinocchio? Essenzialmente per 3 motivi. Il primo perché reputo il Pinocchio di Comencini l'unico vero Pinocchio a livello cinematografico mondiale, quindi l'unico vero sceneggiato che ha saputo lasciarci qualcosa a ognuno di noi. Non per questo, dopo tantissimi anni, siamo ancora qui a parlarne. Il secondo è essenzialmente per dar modo a tutti voi che non conoscete Andrea la possibilità di conoscerlo. Infatti, quando si racconterà, capirete subito che
È un artista, a mio avviso, che merita veramente ben altri palcoscenici. Secondo me rientra nella categoria di quegli artisti che è stato troppo in fretta dimenticato, troppo iconizzato come Pinocchio, ma bisognerebbe cercare di capire chi è Andrea Balestri. Ecco perché stasera lo intervisteremo e si racconterà per noi. Il terzo motivo è perché Pinocchio, non so se tutti lo sanno, risulta essere l'unica opera letteraria più tradotta al mondo in tutti i tempi, seguita dalla Divina Commedia. Pensate, prima arriva Pinocchio e poi arriva la Divina Commedia. Quindi si parla di un qualcosa di storico, di unico, che non conosce tempo, non conosce età. E quindi noi riusciremo a creare proprio un dualismo perfetto tra l'opera letteraria e l'opera di Andrea Balestri. Quindi penso sia un connubio perfetto questa sera. Simone, Sì, Simone, molto preparato il ragazzo qui, eh? c'è un quarto motivo che non è detto. sì. Lo sai quale? No. Perché il 6 aprile del 2022 sono 50 anni dalla messa in onda della prima puntata dello sceneggiato. Si festeggia, si ricorda 50 anni il 6 aprile. Madonna, come sono Bene, sono vecchio. contento, l'ha E voluto rimarcare. queste sono anche piccole, diciamo, come se possiamo dire, delle piccole cose, delle piccole chicche che lanciamo al nostro pubblico per ricordare dei grandi traguardi. 50 Sì. anni praticamente dalla messa in onda della prima puntata, del primo sceneggiato, Le avventure di Pinocchio. Quest'anno, aprile, fa 50 anni dalla messa in onda. Eh sì. 50 anni e nemmeno li dimostra, perché a rivederlo sembra fresco, sempre attuale, Sì. non invecchia mai, non invecchia mai il Pinocchio di Comencini. È vero, Giacomo. Infatti, Vado, vado. infatti. Allora, adesso io volevo, prima di lasciare la parola un po' a Andrea, che sarà ovviamente il nostro ospite super clou, bombardato di domande da parte nostra e da parte anche del pubblico, volevo chiedere a Giacomo che cosa pensa un po' così, diciamo in generale, senza entrare troppo nel dettaglio, di questo film di Pinocchio, visto anche il tuo impegno con due dei protagonisti di questo film, insomma. Sì. Ma io un motivo sicuramente è stato Franky Ingrassia, essendo diciamo così un cultore del duo comico che già mi piaceva da bambino. Quindi da bambino mi ricordo che si parlava di Pinocchio dove c'erano Franco e Ciccio che facevano il gatto e la volpe. Questo mi incuriosiva molto perché prima d'ora io li conoscevo più nei film comici quelli che tutti noi conosciamo. E poi quando ho visto il Pinocchio di Comencini ho conosciuto veramente un Franco Franchi e un Ciccio Ingrassia diversi da come io li conoscevo precedentemente. E questa è la cosa che mi ha colpito molto. E poi un'altra cosa, io che vivo in Germania, la cosa che mi ha colpito molto è anche la notorietà che questo sceneggiato ha anche all'estero, perché esiste anche lo sceneggiato televisivo integrale, composto di 6 puntate, tutto doppiato in tedesco, che è un caso unico, cioè un caso raro, uno sceneggiato italiano doppiato in lingua straniera. Credo che forse sia uno dei pochissimi casi. E questa è una cosa molto, molto bella che mi fa molto piacere. Beh, io se mi posso introdurre, so che il film, appunto, lo sceneggiato è stato doppiato in 7 lingue. Non so se Sì. voi Sì. confermate in 7 lingue, è stato un po' in Francia, in Germania, in Spagna, mi sembra in Olanda, insomma, è stato doppiato in 7 lingue, sicché Comencini ha fatto proprio un qualcosa di fuori dal normale, no? Un film, cioè, Vabbè, sì, Assolutamente. assolutamente sì, assolutamente sì. Vabbè, ma comunque, ragazzi, cioè, parliamoci chiaro, non è reato penale se uno viene a dire che tra tutte le trasportazioni cinematografiche che comunque ci hanno avuto i film, insomma, dedicati al mondo di Pinocchio, si può dire che questo è stato quello più longevo, ok? Eh Perché, sì, per esempio, già decisamente. se andiamo a pensare al Pinocchio molto recente, già non ne parla più nessuno, quello del 2019.
nonostante sia fatto da comunque un grande regista con tanti grandi attori e tutto il resto. Anche quello di Benigni non ne parla più nessuno ed è uscito da quanto? 15 anni. Mentre quello di Comencini ne parlano tutti perché? Perché semplicemente rappresenta quello che è il cinema, la bellezza della semplicità, di una favola che resterà, cioè, per sempre, insomma. Secondo me nella sua bravura ha reso semplice qualsiasi cosa. Bisogna andare a pensare, no? Mo, tralasciando Andrea che era comunque un bambino, però all'epoca mettere insieme un cast del genere, secondo me non è stato facile per niente. No, assolutamente. Quindi anche questa è la Assolutamente. bravura di un regista, secondo me, Però no? io ho detto anche e dico sempre che Comencini, forse questo sceneggiato, questo film Comencini ha avuto un grande successo nonostante Comencini, Susi Cecco d'Amico, che sarebbe stata la sua sceneggiatrice insieme a Comencini, hanno rischiato tantissimo. Dite perché? Perché la favola di Pinocchio, noi si sa che Pinocchio, burattino dall'inizio alla fine, e alla fine la fatina perché buono lo fa diventare bambino, mentre Comencini e Susi Cecco d'Amico hanno rischiato grosso facendo diventare subito bambino. E la gente, magari che conosceva il libro e la favola, poteva anche benissimo dire: ma cos'è questa qui? È una balla, no? Sicché ha anche rischiato, e nel rischiare, secondo me, è proprio questo che ha avuto il grande successo di Comencini, al di là dei grandissimi attori, che poi il cast era fenomenale perché era il periodo proprio che sia Franco Franchi e Ciccio Grazia, sia Nino Manfredi, la Lollo Brigida stavano venendo su alla grandissimo, no? Era già 80 anni, però in quegli anni lì era il loro anno d'oro, no? E questo hanno rischiato, però hanno rischiato e hanno vinto, e questa è una soddisfazione, no? Io sono Assolutamente d'accordissimo con Andrea e infatti penso Comencini, che nasce come un pioniere, il creatore a mio avviso, insieme a Dino Risi della commedia all'italiana, conosciuto tanto per alcune opere che non hanno certo bisogno di essere presentate, mi viene in mente La finestra sul Luna Park oppure Pane, amore e fantasia, no? Ma in Pinocchio, secondo me, bisogna andare oltre al cinema. Secondo me il grande successo che ha realizzato con questo sceneggiato, e a mio avviso non l'ha raggiunto neanche con uno sceneggiato più o meno degli stessi tempi, che è Cuore, in Pinocchio c'è qualcosa di più, perché come diceva Andrea, questo giocare con l'apparizione del bambino e del burattino, a mio avviso è stata la chiave di lettura perfetta di questo sceneggiato, perché Comencini ha saputo mettere, poi magari ci torniamo anche dopo su questo argomento, ha saputo tradurre in cinema l'amore, il rapporto tra genitore e figlio. Secondo me questo è stato il segreto vincente per rendere unico e indelebile questo sceneggiato, perché quello che si percepisce da questo sceneggiato non si rileva assolutamente in altri Pinocchio fatti negli anni. io penso che l'amore, come hai detto te, fra figlio e padre, se avesse fatto fra padre e un burattino, sarebbe stato diverso, no? Perché lo spettatore avrebbe visto, cioè, Manfredi è stato talmente bravo, bravissimo da Oscar, secondo me, da poter trasmettere al pubblico l'amore che dava a un bambino, lo dava altrettanto al burattino di legno. Non era facile per lui, no? Però se te, vedendo il film, vedi, cioè, lo stesso amore che dà al bambino lo dà al burattino. Diverso sarebbe stato se fosse stato sempre e solo un burattino. Forse Eh è sì. questo che il pubblico è rimasto, no, meravigliato e affascinato proprio da questo discorso. Sì, Comunque, sicuramente. la cosa bella che è anche questo, che quando passa in televisione, che lo passano spesso in televisione, è che i bambini di oggi restano ancora affascinati e si mettono lì a guardarlo. Questo mi fa molto piacere, che i bambini di oggi seguono Pinocchio di Comencini. E tutt'oggi si chiedono come fa un burattino, un pezzo di legno, a trasformarsi in bambino. È questo. Mi chiedono mille volte, ma come facevi a diventare un burattino e poi essere bambino? La magia del cinema. Comunque, ragazzi, prima che mi bastonano, direi di leggere qualche messaggio perché ne sono arrivati a flotte.
Quindi, Meglio, no? perché, sì, assolutamente, però insomma, ecco, cioè, nel senso, meglio che mi scrivano che mi prendono a bastonate, ovviamente, perché mi dicono, ma i messaggi non li leggi, non li leggi. Ragazzi, un attimo, piano, con calma, siamo in quattro, a voglia, a te, tempo c'è, state tranquilli. La pausa caffè si fa. Allora, intanto salutiamo il nostro primissimo personaggio che questa sera ha mandato un messaggio, è stato l'amico Diego Pupo che ci dice ciao a tutti e noi salutiamo Diego. Saluto anche il mio carissimo amico Gianclaudio Santilli che ci saluta e ringrazio specialmente perché avremo ospite lui insieme all'amico Flavio di Metal Dog Channel in una prossima diretta. Molto a breve, ovvero il 31 di marzo, ok? Però lo ringrazio non perché solo ha accettato il mio invito, ma semplicemente perché ci ha fatto tantissima pubblicità per la diretta di questa sera, per cui lo ringrazio veramente di cuore e ha sprecato veramente, come si dice in questo modo un po' simpatico, insomma, delle belle parole per il sottoscritto e per il lavoro che ovviamente porto sul mio canale, non solo con le dirette, ma anche con i video, insomma, giornalieri e settimanali che faccio sul canale. Ovviamente quando ci sono le dirette, come detto, in merito un po' di tutti quelli presenti, non solo il mio. Poi salutiamo un altro mattacchione della Toscana, eccolo qui, il nostro Michael Reali, eccolo qui. Buonasera a tutti, grande onore ad Andrea, onore di un gran film come Pinocchio. Quindi Salutiamo insomma Marco. anche qui commenti positivi. Poi abbiamo il nostro sempre un altro grande ospite di tutte le dirette, Alessio, che ci dice ciao a tutti, prevedo serata molto interessante per il capolavoro della serie televisiva appunto di Pinocchio. Poi andiamo avanti, c'è Silvia che ci saluta, buonasera. Tra l'altro Silvia è qua vicino a me, quindi ci saluta insomma anche dal vivo. Poi abbiamo anche il nostro amico Lorenzo, anche lui un altro toscano, è pieno di toscani, incredibilmente. Il nostro caro Lorenzo, che ha una grandissima passione, caro Andrea, lui studia le navi. Ah, beh. Capito? Lui è forte, c'ha un canale, praticamente anche lui, carissimo amico, che praticamente racconta tutte le storie delle navi, in generale, dalla costruzione fino a eventualmente alla disgrazia dell'affondamento oppure se no a quando vengono mandate al macero, insomma, è veramente un canale molto interessante. Poi qui abbiamo forse la prima domanda, fatemi leggere un po'. Ciao Andrea, non solo Pinocchio, Torino Nero, vabbè, qui ovviamente poi qui partiamo tutti che vanno già avanti, no? Torino Nera, qualche aneddoto su Bud Spencer e poi tornando al tema di questa sera, com'è stato lavorare con Luigi Comencini? Allora, per questa domanda però, io devo mettere in campo il buon Simone, perché Simone ha preparato un programmino niente male. Quindi, Simone, secondo te possiamo far rispondere a questa domanda di Diego Beh, adesso ad Andrea oppure no? no. Cominceremo con Comencini perché poi spiegheremo anche che Andrea non è stato solo Pinocchio, ma ha interpretato anche altre pellicole cinematografiche molto apprezzabili. Quindi possiamo iniziare parlando appunto di Comencini. Ok, allora io continuo un attimo il messaggio dei saluti, così almeno, se no poi dopo tra un'ora salutiamo, benvenuti, ancora stanno a aspettare, non mi sembra il caso. Abbiamo Fabrizio Desideri che ci augura una buona serata a tutti, buona serata anche a te caro Fabrizio. Poi c'è Alessia che ci scrive eccomi e poi non riuscivo a trovare la diretta, ok? E poi abbiamo, pensavo fosse su Instagram, no. Non siamo su Instagram, siamo su YouTube, però diciamo che forse magari a breve con Simone ci inventeremo qualcosa anche per Instagram. Poi andiamo avanti, qui abbiamo sempre il caro amico Piero del canale Luigi Maxi. Ciao Christian, buonasera a te e tutti gli ospiti. Ciao grande Luigi, sempre ovviamente col doppio nome, il nostro caro amico Piero si nasconde, capito? Lui ha un canale di
presentazione e recensione di fumetti. Poi un altro amico che si chiama come te, Andrea, Andrea del canale Mele Cucche TV, il Pinocchio di Comencini è perfetto. Oltre al cast stellare c'era addirittura Rambaldi agli effetti in una prima fase. Quindi qua entriamo già nei dettagli, troppo avanti. Andiamo, siamo troppo avanti qui. Poi un altro Andrea, è pieno di Toscani e di Andrea su questo Dove canale. vai, Andrea? Dove Andrea Ligano TV, buonasera a tutti. Occhio Andrea, eh? Occhio Andrea, perché il nostro Andrea Ligano TV è preparatissimo sui film, quindi fa delle domande delle volte spigolose. Occhio, ti mette veramente alla prova. Occhio. l'audio. Ma c'è di rispondere. Poi ancora Gianclaudio ci dice: fantastica presentazione di un film indimenticabile. Grazie ancora Gianclaudio. E poi andiamo avanti. Ok. Allora, vediamo. Poi ci abbiamo Antonio di Tira e Molla. Ciao ragazzi, grande Simone e benvenuto ad Andrea. Io ragazzi sto leggendo tutti i commenti con i saluti, eh? Mi rivolgo a chi sta guardando la diretta, perché poi ci sono state anche altre domande che avete fatto, però vorrei riprenderle in un secondo momento. Ok? Poi, Alessia ci scrive: vi prego, potete leggere i miei commenti ad Andrea? Io ho fatto, sì, li stiamo leggendo, scusaci un po' di ritardo. Io sono su tutti i social e ho tutte le page dedicate con tanto affetto per Andrea Balestri e per il Pinocchio che è tutta la mia vita. Gli voglio tanto bene, un bene infinito. Questo è penso, un bellissimo messaggio che andava letto, insomma, per il nostro. Conosco Alessia, una ragazzina di Napoli che abita a Roma, 19 anni, è un'appassionatissima di Pinocchio, mi sta sempre a scrivere e mi fa piacere perché trovare una ragazza di 20 anni appassionata del film oggi come oggi è un po' difficile, Simone? Eh sì. E Molto difficile, molto, molto. infatti, per confermare quello che diceva il nostro Andrea, c'è proprio scritto qui: Alessia dice: in futuro mi farò una casa tutta infestata di Pinocchio di Comencini con le collezioni e tutto personalizzato. Farò anche i tappeti di Pinocchio. Ma lei Ecco, c'ha la tazza di Pinocchio, c'ha il piatto con Pinocchio, c'ha il pigiama con tutti i pinocchini, c'ha la marea di roba, vabbè. ok, abbiamo recuperato più o meno tutti i messaggi dei saluti. Adesso, poi dopo riprenderemo anche quelli delle domande, ragazzi. Adesso, Simone, vai, cominciamo effettivamente questa intervista. Forza, Allora Simone, dai, io su. per anticipare un po' tutti, sono stato abituato a quando siamo in presenza di Andrea Balestri, non bisogna intervistarlo, bisogna farsi raccontare qualcosa. Quindi io non farei delle domande nello specifico, ma molto vagamente, Andrea, tu sei bravissimo anche a sintetizzare e a precedere anche altre domande. Ti chiedo anzitutto, visto che hai scritto anche, si può dire, non è reato, un bellissimo libro. Ma bellissimo veramente, che arriva al cuore, ve lo assicuro, quindi ve lo consiglio, che è questo, ce l'abbiamo qua, eh? Eccolo qua. E tra l'altro un libro avuto proprio da Andrea, consigliatissimo perché arriva al cuore. E proprio cronologicamente parlando, volevo proprio iniziare dal primo capitolo in cui tu racconti un po' quello che è stato il provino che hai dovuto sostenere, ciò che ti ha portato a sostenere questo provino e poi a conoscere Comencini, che è stato un po' il colpo di fulmine che ognuno di noi ha nella vita, che ti ha dato l'input poi per iniziare le riprese. Quindi a te la parola per raccontarci un po' l'inizio di questa pietra miliare All'inizio, del cinema. Simone, Cristian e Giacomo e chiunque ci segua, tutti i nostri e i tuoi Cristian ascoltatori, è che sappiamo tutti che Carlo Lorenzini in arte con Lodi era toscano, sicché Comencini voleva un bambino toscano per girare questo film di Pinocchio. Si risale al 1969, quando con Succhi Cecchi d'Amico
scrissero la prima sceneggiatura che poi accantonarono perché non riuscirono a capire come poteva un burattino bere, correre, mangiare, sicché accantonarono e lo ripresero nel 1971. Voleva un bambino toscano, sicché mandò in tutte le scuole elementari, io facevo la seconda, dei fotografi, così a fare le foto, primi piani, mezzi busti, a tutti i bambini di scuola elementare. E poi voi fate conto che Comencini visionò all'incirca sui 3.000 fotografie di bambini, 3.000 e passa si parla, e le visionò guardando magari quello che lui aveva in testa, un bambino magrolino, biondo, sicché quello un po' paffutello lo scartava, il moro lo scartava. Morale della favola, fatta questa scelta di tutti questi bambini, dopo diversi provini, praticamente ci fu l'ultimo grande provino che fu fatto a Roma e si rimase praticamente in sette, tre pisani, due livornesi, due fiorentini. Quando si arrivò a Roma, praticamente si era tutti e sette lungo un corridoio e uno per uno si entrava dentro una stanza senza sapere e senza che ci avessero detto cosa dovevamo dire o fare. Niente. Sicché praticamente entrò il primo bambino, uscì un po' piaglucoloso, il secondo uguale, entra io, era una stanza tutta buia, c'era una scrivania con una bajou e c'era un omino con la coppoletta in testa, così appoggiato, che poi quello era Comencini, io non lo sapevo. Sicché io arrivo davanti a lui, lui mi guarda, mi fa: come ti chiami? Andrea Balestri, da dove vieni? Da Pisa, quanti anni hai? 7 anni e mezzo. Sul tavolino di questa scrivania c'era un martello e attaccata alla parete di fronte c'era un bellissimo quadro tutto intarsiato in legno, bello veramente. Che mi guarda, è tutto serio, proprio con la grinta seria, mi fa: io scommetto che te non hai il coraggio di spaccare quel quadro. E lo guardo e dico: io ce l'ho il coraggio. E lui mi ribadì: io non ci credo, così, no? Beh, non fece in tempo a finire che io presi questo martello per dispetto, glielo lanciai contro questo quadro. Il fatto, la fortuna, non so cosa, volle che beccassi in pieno il quadro cascò in terra e si ruppe. Sicché Comencini dalla scrivania ebbe una specie di subalzo, mi guardò e tutto arrabbiato mi disse: ma cosa hai fatto? Ma sei impazzito? Ma hai rotto un quadro? Ma quello è un quadro che costa tanti soldi, ora me lo devi ripagare. E io, un toscano, lo guardai e dissi: Gaude, me l'hai detto te di romperlo, io non ti ripago nulla. Lui mi guardò e mi disse: via, vai via, vai via, vai via. Io andai via e mio babbo mi dette uno scappellotto perché mi disse che queste cose non si facevano. E dopo 2 mesi praticamente vennero due addetti da Comencini a dire alla mia famiglia che Comencini aveva scelto Andrea per girare questo film. Questo è stato, diciamo, l'inizio della mia lunga avventura, diciamo, con Comencini. Per quanto salto subito a Comencini, per quanto riguarda il rapporto con Comencini, Comencini non è stato un regista per me. Comencini, Simone lo sa, perché ma intervistato, siamo visti e lo sa, quando io parlo di Comencini a me mi emoziona perché io volevo bene a lui e lui voleva bene a me. Era come se lui avesse adottato un figlio, perché lui ha tre femmine, ha sempre sperato in un bambino, così dice le sue cose, e aveva trovato Andrea e lo custodiva, via. E c'era questo affetto fra di noi, era affetto. E vi posso raccontare un aneddoto veloce per farvi capire. Si era sul lago di Martignano il primo di settembre, che il primo di settembre è il mio compleanno, e io ero a Roma a girare sul lago di Martignano lì a Roma. Era un po' incavolato, era arrabbiato perché era di compleanno e io lo volevo essere a Pisa dalla mia mamma e i miei fratelli. E sicché non volevo quasi nemmeno girare, io appena arrivai con la macchina, Comencini, mi ricordo, mi venne incontro con uno scatolone, mi guardò, mi prese le mani così e mi disse: Andrea, so che oggi è il tuo compleanno, purtroppo non puoi essere a Pisa, ci andrai venerdì, però io ti ho fatto un regalo per il tuo compleanno. Era uno scatolone dove dentro c'era un canotto di quelli che mandava da bambini. Io mi ricordo subito, insomma, mi abbracciò, mi strinse forte, auguri Andrea, insomma, è così. E niente, gonfiai questo canotto e andai subito a remare in mezzo al lago, che tutti: vieni qua, dove vai, vieni qua, io scappavo così. Questo per farvi capire il rapporto di Comencini, uno dei tanti,
rapporti affettivi che aveva questo regista per me. Ne volete un altro? Sono belli, no, questi sono racconti che praticamente cioè, fanno sempre piacere, no? Perché poi noi siamo abituati a vedere tutto dopo, tutto montato, tutto finito, però c'è un lavoro dietro che magari insomma è sempre affascinante e bello da scoprire, insomma, no? Poi io parlo per me, ma penso anche per Simone, per Giacomo, valga lo stesso. No, no, ragazzi, più o meno, insomma. Senti, Andrea, ma poi dopo il Pinocchio con Comencini siete rimasti in contatto così oppure vi siete un po' persi? No, diciamo che dopo il film ci siamo mandati per Natale, per il mio compleanno, ci si chiamava, io chiamavo lui, lui mi mandava l'auguri per il mio compleanno. Poi, diciamo, col passare degli anni, lui purtroppo era malato, c'ha il morbo di Parkinson, mi sembra. L'ultima volta che l'ho visto alla trasmissione che lui fece, tutti i bambini di Comencini, che praticamente mi sembra nel 90, 91 forse, credo, ma vorrei ricavolate, che praticamente, sì, forse prima, ho 24 anni io, sicché fate conto, sono del 63, in che anno? Vabbè, e praticamente chiamò tutti i bambini che avevano girato qui con lui, chiamò quello dell'Incompreso, chiamò quella ragazzina dello Scopone Scientifico, chiamò quei bambini di volta, cioè praticamente li chiamò senza sapere nessuno cosa succedesse. Si era tutti in una stanza e ci si conobbe fra noi ragazzi, che tutti uomini, e poi a un certo punto apparve lui, sicché tutti abbracciarlo così. Era una trasmissione che lui raccontava per ogni bambino com'era e come non era, no? E lì è stata l'ultima volta che io ho visto Comencini. Però dai, tutto sommato, insomma, nella tristezza di vederlo l'ultima volta è stato comunque un momento bello, dai. Sì, No. mi fece piacere anche se era già malato, però io avevo 24 anni, sicché fai conto, quando ho girato Pinocchio eravamo 8, quanti anni sono passati? 16, se non mi Sì, sbaglio. sì. Sì, Sì. 16, 18 e sì, fa 20, sì. Sicché quando lo vidi, non lo so, mi fece un'impressione come vedere un genitore che tanto che non vedi. Mi ricordo che l'abbracciai e lui mi abbracciò e fu commovente, ecco, fu commovente perché dopo tanti anni mi accorsi che a quell'uomo gli volevo sempre bene dentro di me. E tutt'oggi quando ne parlo un po' mi emoziona, via. Certo. Passiamo. È comprensibile. Bene, allora io, se Simone è d'accordo, io farei due domande del pubblico ad Andrea. Va Certo, bene? ci mancherebbe, giusto, giusto. Allora, abbiamo la prima domanda che viene dal nostro amico Alessio, che ci Ah, dice: ciao Andrea. Ci dice: ciao Andrea, ad oggi come ti senti? Avendo avuto la fortuna di aver lavorato insieme ai grandissimi Nino Manfredi, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, purtroppo scomparsi, hai un oggetto di scena, un ricordo? allora, Poi cara. l'altra domanda che rimane sempre similare a questa, così rispondiamo entrambe, e visto che riguarda più o meno la stessa argomentazione, è: com'è stata la tua esperienza come bimbo in un mondo grande come quello del cinema, ma soprattutto dover interpretare il piccolo Pinocchio? Quindi ho racchiuso due domande, visto che la stessa argomentazione in un'unica semplice domanda, insomma, Allora, per Andrea. per quanto riguarda la prima domanda e insieme alla seconda, posso dire che mi sento orgoglioso, fortunato, ma molto fortunato, più di aver vinto un gratta e vinci da 500 milioni di euro, di aver lavorato e conosciuto dei grandissimi attori come Franco Franchi, Ciccio Gassia, Nino Manfredi, Vittorio De Sica, Lollo Brigida e tanti altri. Sicché mi tengo fortunato, secondo me proprio è stata la fortuna che me lo sto portando avanti e sono orgoglioso. Io sono stato un piccolo puzzle del grande puzzle che era il film di Comencini e per questo sono orgoglioso tutt'oggi di averne fatto parte.
poi però mi ricordo la seconda cosa, qual era quella? Quella, com'è stata, diciamo, ecco, l'esperienza su un mondo grande come il cinema da bambino? Sì, no, perché è stata un'esperienza di gioco, secondo me. Cioè, perché io, per me il set era come un Luna Park. Era un Luna Park perché c'era tutta l'attrezzatura, c'era pezzi di legno, c'era pezzi di ferro, sicché mentre, diciamo, c'era le pause, mettevo lì e giocavo. Cioè, è stato un Luna Park perché era una cosa nuova e mi sono divertito, io non recitavo, io non lavoravo, io giocavo e mi divertivo a girare le scene, capito? Perché anche il gioco, per me era un gioco quando il pescatore mi rincorreva, quando Nino Manfredi, poverino, mi rincorre per portarmi a scuola, insomma, sicché è stato più un gioco che un lavoro, secondo me. No, secondo me, per me. Ma lo sai che stavo pensando? Mentre tu parlavi, no? Stavo pensando una cosa, perché tu hai citato ovviamente tutti i partecipanti, i grandi nomi che ci sono stati nel mondo di Pinocchio, però a pensare che ci sono artisti che fanno comunque film da tanto tempo, che non, cioè, ancora non hanno avuto lo stesso paragone di aver lavorato con grandi attori. Cioè a te ti è bastato un film e hai lavorato praticamente con la Con tutto il 50% cinema, del. tutto il cinema italiano praticamente. E poi io ti devo chiedere una cosa, tu mi devi chiedere, mi devi rispondere a una domanda veramente da amico. Io non ce la faccio a vederlo al cinema che mi viene da ridere ogni volta, cioè al cinema, in televisione mi viene da ridere ogni volta. Come si fa a non ridere davanti, come hai fatto a non ridere davanti a Franco Franchi? Come ho fatto, sai? Non è che nelle scene che giravamo, cioè, c'era qualcosa di buffo, no? Anche perché io li vedevo travestirsi, diciamo, truccarsi e tutto, che non era la sorpresa, no? Perché magari lo vedevi la sorpresa, ti veniva da ridere a vederli truccati così. Vedendoli invece da nascere, creare, non è che poi, giustamente, mentre si girava le scene, dovevi essere un po', cioè, dovevi recitare, fare quella parte e non ridevi. C'era fuori scena che Franco Franchi mi raccontava le barzellette, allora lì ci si sganasciava dalle risate, oppure faceva il giochino, sai, della pernacchia sotto il braccio, bla bla. Non so se ve lo ricordate, questo, quello che faceva Franco Franchi. Certo. E fuori dal set si rideva, dentro il set cercavo di vederli. Come Franco Franchi e Ciccio Gracia, non come Gatto e Volpe, Senti ecco. Andrea, No, io ma non ce l'avrei fatta. lui, Io non ce l'avrei fatta. i film di Franco Franchi li conoscevi già o cioè erano noti per te oppure li avevi appena conosciuti per la prima volta su quel set? O conoscevi Diciamo già che i loro film? no, qualcosa mio babbo e la mia mamma, naturalmente i film di Franco Franchi erano conosciutissimi. Io, essendo un bambino piccolo, lo sai, dopo Carosello a letto si andava a quei tempi. Carosello e poi a letto, perché i film non si vedevano. E però mio babbo mi parlò tanto di questi grandi attori, mi spiegò appunto chi che facevano, che erano insomma dei grandissimi così. Però io ti dico la verità, questi grandissimi attori non l'ho mai sentiti o trattati da grande, perché ero un bambino, capito? Ma non perché non lo fossero. Perché io ero un bambino di un rione abituato a dare del tu a tutti e davo del tu anche a loro. E loro ci ridevano, loro non si, come si dice, non si presentavano, no, con l'aria del grande attore, ma si presentavano come persone normali. Sicché era normale darsi del tu oppure fare una risata, dire una barzelletta insieme, capito? Anche se erano il top degli attori. Magari il mio babbo, per esempio, gli dava del lei a Franco Franchi e Ciccio Gracia. Si davano del lei, no? Signor Balestri, signor Franchi, senta. Io invece chiamavo Franco, quando chiamavo pure Ciccio, ti do qua per dire, no? E loro mi davano del tu a me, no? Questa è una bella cosa, comunque, dai, divertente. Volevo sottolineare
la frase che ha detto Andrea poc'anzi, l'ha reso orgoglioso lavorare con questo cast stellare, che poi più tardi racconteremo anche che ci sono tantissimi altri signori personaggi attori nel cast, però sposo benissimo la frase che ha detto Andrea: neanche una vincita al Super Enalotto mi avrebbe così appagato come aver potuto recitare con loro. Io penso che questa sia la frase per eccellenza che ogni vero artista con la A maiuscola dovrebbe pronunciare, perché ci Assolutamente. rifacciamo Bene. sempre a questo principio che abbiamo detto anche quando abbiamo intrapreso la puntata dedicata a Stanlio e Ollio, a Bud Spencer, Terence Hill. Sono artisti che hanno svolto il proprio lavoro per passione, per amore e non per gloria e per denaro. E quando un artista si sente appagato per l'amore che ha verso questo lavoro, io penso realizzi opere destinate a rimanere indelebili nel tempo, appunto Pinocchio. Quindi, Andrea, questa frase ti fa sempre onore ed è sempre bello risentirla ogni volta che tu la ripronunci. Simone, te lo Sono sai, d'accordo. io sono sincero e spontaneo, quello che sento lo dico, non è che studio le risposte, a volte anche mi ingarbuglio, no, a dire le risposte, però è quello che mi viene di input, si dice di input? Sì. Sì, io dico, e io ti dico che oggi come oggi ho 59 anni, sono orgogliosissimo, io penso che la gente avrebbe fatto carte false, no? Per conoscere. Io ho avuto questa fortuna e me la tengo dentro, stretta al cuore. Tutto Io lì. avrei un'ultima domanda per Andrea inerente Sì, al però rapporto di prima una pubblicità. cosa. Ricordatevi sempre, dopo due o tre domande, Pubblicità. pubblicità. dobbiamo leggere qualche messaggio, perché sennò poi Va bene. dopo diventano Dacci troppi. via, dacci via. Allora, Bene, bene. vai, prima qualche messaggio, poi torniamo sul discorso, Simone, ok? Poi pure Va bene. se Giacomo vuole aggiungere qualcosa, un attimo leggiamo un po' di messaggi. Allora, innanzitutto salutiamo il nostro amico Giancarlo Manfredini, detto da me l'esploratore, perché Giancarlo Manfredini non sta mai a casa, sta sempre in giro, va a destra e a manca, manda foto che sta dappertutto. Lui in realtà abita, dov'è? A Cremona, dov'era? Lui Sì, a Cremona. sta in zona Cremona, ma potreste trovarlo anche sotto casa vostra un giorno di questi, in qualunque posto, in qualunque momento. Però è un grande amico del canale e ci segue sempre. E infatti ci consiglia anche questo. In caso di un nuovo film su Pinocchio, Christian e Simone sarebbero perfetti nel ruolo del gatto e la volpe. Quindi Chi lo questo sa? Ci è. proviamo. Chi lo sa? L'importante è che non lo dirige Benigni, io ci sono sempre, l'importante è che non c'è Benigni. Poi andiamo avanti, allora. Eh? Io E allora manca il ruolo solo per Giacomo, scusa, eh? E che ci facciamo? sto Noi tre, Giacomo? pensando cosa Ah! potrei fare, non lo so. Ok. Poi andiamo avanti. C'è sempre Alessia che dice, che ci spiega, insomma, sono una ragazza con gusti vintage, conosco tutti gli attori e film degli anni 50, 60, 70 e 80. Anche i cantanti e i film più belli della mia vita sono Le avventure di Pinocchio. Ci ha spiegato, insomma, ovviamente, quello che ci hai detto tu, insomma, poco tempo fa, pochi momenti fa, Andrea. Poi, vediamo, ok, andiamo avanti. E mi sono perso. Ok, ecco qua. Salutiamo anche un nuovo amico, il popolo del fumetto, che ci augura una buona serata. Insomma, non mi ricordo, però no, mi sembra di averti già visto. C'ha un nickname diverso, forse. Però mi sembra di averti già visto. Poi mi confermerai. Poi andiamo avanti. Salutiamo anche l'amico Flavio, che come detto sarà in diretta con noi il 31 di marzo insieme all'altro nostro amico Claudio, e da me da Doc Channel ci augura una buona serata a tutti. Poi allora ci abbiamo il nostro caro Andrea che manda domande, ma prima andiamo avanti con i saluti.
Salutiamo anche il caro Sebi di Recensioni Scarse, che da poco ha festeggiato l'anno su YouTube e mi ha citato anche in un suo video, e sono stato molto felice, lo ringrazio e lo saluto con affetto anche questa sera. Salutiamo anche Sara Mendola, che credo sia una nuova iscritta, se non lo sei hai piacere di farlo, sei la benvenuta nel nostro gruppo. Buonasera a tutti, sono Sara, ho 24 anni e sono una fan del Pinocchio di Comencini, da quando ero molto piccola, grazie a mio padre e ai suoi DVD. La magia dei DVD, aggiungerei io. Tanto grazie per il bellissimo messaggio. E poi ecco, questa è una domanda diciamo un po' più di un po' più commerciale, quindi come diceva il buon Andrea prima, diamo spazio alla pubblicità, eccolo qua. Volevo chiedere se è ancora possibile trovare il libro di Andrea in vendita, mi farebbe molto piacere. Non vi ringrazierò mai abbastanza per la bellissima trasposizione di questo Pinocchio. Quindi Andrea, è possibile ancora trovare il tuo libro nelle librerie o magari su Amazon? Che ne so, dico. Purtroppo la casa editrice già qualche 7-8 anni ha chiuso, e il libro praticamente a me ne sono rimasti pochissimi e li tengo gelosamente custoditi, ma presto proveremo a trovare una nuova casa editrice per ristamparlo. A presto l'avremo. Benissimo, poi se ci vuoi far sapere così noi informiamo i nostri iscritti che se sono interessati ad acquistare ci fa piacere insomma ecco che magari riescano in qualche modo ad avere delle notizie sul tuo libro. Certo. Comunque poi piovono commenti positivi anche per il nostro Simone, Sebi dice sempre interessante ascoltare Simone, ecco vedi, io chiamo fior fior di ospiti e poi fanno i complimenti a Simone, allora io scusa pure tu Sebi, che diamine, se tu gli dici così poi mi sei monta la testa sto ragazzo. Poi concludiamo questo giro di primi messaggi, poi andiamo avanti. E con Massimo Chiossi che ci dice indimenticabile anche la musica di Fiorenzo Carpi, complimenti a voi e soprattutto al vostro ospite, grazie Massimo e... dopo parleremo anche di questo argomento delle colonne sonore. Attenzione però, aspettate un attimo, ho detto una bugia, non era l'ultimo messaggio, me ne ero dimenticato uno che è arrivato da un bel po' di tempo. E anche io avrei la curiosità di sentire un tuo commento, magari anche breve per non uscire troppo fuori dal percorso. Andrea, che è quello che ti dicevo prima e faceva le domande scomode di Cano TV, mi fa grande piacere ascoltare i trascorsi di Andrea Balestri. Gli vorrei domandare se è possibile un ricordo di Franco Ressel con lui nel cast di Kid, il monello del West. Siccome io quel film l'ho visto, e qual quindi era, mi è piaciuto molto. Perdonatemi, ditemi qual era Ressel. Qual era? Perché non mi ricordo. Il film era Kid il monello del West. Ma Franco Ressel, che attore era? Qual era? Franco Ressel, adesso non mi ricordo che ruolo faceva in Kid il monello, però Franco Ressel era, diciamo così, un caratterista che presente in tanti film, anche in molti film con Franco e Ciccio. Era un po' dappertutto Franco Ressel, aveva una faccia molto particolare, magro, biondo con pochissimi capelli, però in Kitty Monello non so che... Ad esempio, allora... io, tanto per citarne uno, con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, ho fatto I due figli dei Trinità, dove c'è quella famosa partita a poker con Franco Franchi, appunto... con Franco Ressel. Non so se adesso descriverlo è un po' difficile, devo dire la verità. Sì. Comunque nel film quello Kid del Monero del West lui interpretava Wilson. Ah, ecco. Wilson, quello anziano allora. Sì. Il padrone della banca. Sì. Wilson era il padrone sì, della considera banca. Che lui era del 25, eh. Sì, considera lui era del 25. Quel signore un po' pratino che era praticamente il direttore di banca che praticamente mandava via tutti perché il proprietario sì, no, diciamo che con quell'attore lì io ci ho girato mezza scena proprio alla fine quando praticamente si ridà i soldi per non far mandare via la gente
non ho avuto un grande, diciamo, come si può dire, contatto di poterlo conoscere bene o recitarci tanto. Questo mi dispiace perché mi sarebbe piaciuto potervi dire più cose, ecco. Se non è andata così, va bene lo stesso, dai. Però di quel Mi film c'hai un bel ricordo, fondamentalmente ti è piaciuto fare quel film. è piaciuto perché mi sono divertito perché andavo a cavallo. A me i cavalli mi piacciono e poi perché ero il capo della banda, no? Sì, Kid Ohara vorrei sottolineare. Sono preparato, eh. Mi è piaciuto perché erano tutti sotto di me, comandavo questa banda e poi abbiamo bucerato, fregato gli adulti perché siamo riusciti a entrare nella banca a portarmi i soldi, no? Perché allora mi sono divertito perché durante la pausa, per conto se era 12-15 bambini, quello che non si combinava, non te lo dico, si entrava dentro le case finte del West a giocare dentro, ci si tirava le botti, ci stavano sempre a rimproverare perché non si. Te ti puoi immaginare, mette 15, 20 bambini tutti insieme per fare sta boni mentre preparava un'altra scena e non ce la facevano, sicché era un caos, però mi sono divertito tantissimo, dai. Vabbè, il film era molto carino. Peccato che non lo rivedo più spesso in televisione, però era un film molto carino. Tra l'altro è un film scritto da Amendola e Corbucci, eh? Bravo. Sì. Sì. Era un film per il cinema, però era un film per ragazzi, un film di quei tempi che era per i ragazzi, no? Che andava questi Zanna Bianca, L'ultimo anno di primavera, tutti vi ricordate in quegli anni c'erano i film da bambini, c'era Renato Cistè che fece L'ultimo anno di primavera, Venditore Palloncini, e noi provarono a fare questo film per bambini. Al cinema dice che ebbe successo anche al cinema perché proprio i bambini andavano a vedere questa banda di bambini che bucerava gli adulti, ecco. Senti, Dai. Andrea, c'è per caso, ti ricordi magari un film che all'epoca ti avevano proposto che poi hai rifiutato? Ti posso dire questo. Finito, diciamo, i quattro film che avevo fatto, il mio babbo, la San Paolo Film ci propose di andare a abitare a Roma. A mio padre gli avrebbero trovato lavoro come bianchino perché mio babbo era bianchino e a me mi avrebbero fatto fare una scuola di recitazione. Mio babbo si rifiutò perché lui disse che noi si era pisani, che se volevano mi chiamavano. Allora si mise nelle mani di una agente di bambini. Ora i nomi non li sto a fare, a parte sarà morta, penso. Si chiamava Ofelia questa qui. E niente, praticamente a Ofelia una produzione gli offrì una certa cifra per far fare quattro film Andrea Balestri. Questa Ofelia parlò con mio padre avrebbe anche accettato, però questa Ofelia disse: ma guarda che Andrea ora è fuori, diciamo, è un nome conosciuto, bisogna chiedere di più, bisogna chiedere di più, bisogna chiedere di più, Andrea non ha fatto nulla. Ecco. Parte la breve, sicché praticamente sì, per colpa di questa persona qui ho perso l'occasione di fare quattro film in più. Sicché oggi all'attivo avrei avuto otto film, insomma, niente di perché, però magari era più carino, no? A volte fidarsi di queste persone è male, capito? Perché se mio padre avesse accettato, magari avrebbe preso meno soldi, però voglio dire, avrebbe no. Provato a fare qualcosa in più, Andrea. Tutto lì. Infatti non ne parlo mai perché è un argomento un po'. Però nel libro ne parlo, attenzione, nel libro ne parlo con nome. È vero, Simone? Bene, Simone, bene. Eh sì, e allora. anche abbondantemente, anche abbondantemente. Io Bene, allora infatti Simone, vai, ricominciamo, ci eravamo interrotti da te. mi vorrei proprio rifare al libro, così almeno diamo modo anche a chi lo richiede e non ha la fortuna di averlo ancora, magari seguiamo un po' la falsariga del libro.
Nei primissimi capitoli mi è sempre piaciuto soffermarmi su una frase che Comencini ripeteva spesso. Il bambino, a differenza degli adulti, all'interno della realizzazione della pellicola sul set, deve essere l'unico in grado di riuscire ad andare fuori copione, non che deve inventarsi qualcosa, ma abbandonare un po' il copione e seguire sempre il proprio istinto, il proprio input. E quindi Andrea ti chiedo, nel film che è ufficialmente uscito, che tutti conosciamo e vediamo, ci sono state delle scene in cui tu hai improvvisato qualcosa, sei andato un po' fuori quelli che erano gli schemi imposti dal copione? Ma diciamo fuori, diciamo, Comencini era talmente bravo, e te l'ho detto anche a te Simone, che lui aveva l'idea di farmi fare una scena, però non è che mi diceva Andrea, devi fare così. Lui me la metteva in modo tipo, non lo so, se io devo fare una corsa, se lui voleva che io corressi da qui a là, non è che mi diceva Andrea, nella scena devi correre da qui a là. Perché Andrea col carattere mio non l'avrei mai fatto, avrei detto no, io non corro. Lui magari me la diceva come per dire, mi diceva magari Andrea, guarda, te devi andare lì a 20 metri, no? Però ricordati che fra un'ora ti aspetta la macchina per andare a Pisa. Cosa fai? E io dicevo, io ci vado a corsa. E lui diceva, va bene, via, la faccio a corsa. Io dentro me dicevo, hai visto? Fa la scena come la voglio io. E lui dentro di sé diceva invece, hai visto Andrea, ti ho fatto fare la scena come voglio io. Cioè, lui riusciva a farmi fare scene come voleva lui, facendomi credere che magari gliele suggerivo io, però era talmente bravo a plasmare, a girarmi come gli pare, che mi faceva fare poi la scena dicendogliela io, capito? E c'è tante scene che magari nel copione non c'era scritto, tipo quando corro nella casa della Fatina che inciampo nel pendio, no? Che inciampo ruzzolo, non è che Comencini ha dato lo stop e si rifà, no, no, bellina. Un'altra scena che non era scritta nel copione, quando rincorro quei due bambini che mi portano a mangiare, no? Io devo far finta di rincorrerlo, però siccome a Comencini avevo detto che volevo spaccare il muso a uno dei due, cioè li volevo menare in romano, Cristian, Sì, ho volevo capito. menare, Comencini furbo stabilisse, mi disse Andrea, quando hanno lasciato a te rincorri, il primo che prendi lo meni. Sicché ero talmente convinto nel correre per agguantare questo bambino che non pensavo più alla catena. Infatti, se voi vedete la scena, andiamo a fare, corri, 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 boom! La corda finisce per il collo, faccio un volo in aria, casco in terra e quella è una delle scene venuta bene alla prima. Stop, è venuta benissimo. Quella però non è che era nel copione che io dovevo cascare in terra, capito? C'è tante scenette che andavano fuori dal copione che però venivano talmente bene che Comencini non le rifaceva, ecco. E qual è stata, Andrea, la tua primissima scena di questo film? Lo sai, Simone? Sì, ma non lo sanno gli altri, quindi è giusto dirlo. La prima scena che io ho fatto e che lì ho conosciuto veramente Nino Manfredi è quella quando corro nella fontanella che lo schizzo, che io non volevo fare, perché mi sembrava di mancare di rispetto all'adulto. E Comencini mi sta a dire, no, ma te lo devi schizzare. E io facevo, però, insomma, che a un certo punto Manfredi mi viene vicino, mi fa, bimbo, schizzala questa faccia, non gli fai nulla, questa è una faccia da uomo, mi devi bagnare qui mi devi prendere. Sicché lui mi convinse, capito, mi incitò a schizzarlo, e la prima scena è quella della fontanella, che per me fu un gioco, perché vi potete immaginare, un bimbo di 8 anni che fa un dispetto ad un adulto, è il massimo. Ho fatto volutamente questa domanda anche per introdurre l'argomento inerente a Nino Manfredi, un altro signore che certo non ha bisogno di presentazioni. Quindi, Tra l'altro, riguardando nei messaggi, così per rimanere sempre in un tema molto simpatico, il nostro Alessio, tornando al discorso del quadro, dice: infatti, Andrea, in una scena di un episodio, tiri la paletta di ferro dal camino al grillo parlante e prendi il quadro rompendolo. Per cui era nel destino rompere un quadro, fondamentalmente. avevo già preso la mira
Questo messaggio me l'ero perso, questo messaggio me l'ero perso, quindi lo volevo rileggere così prima di andare avanti, insomma. Giacomo. A dove eravamo rimasti? Toccava a Giacomo. Giacomo, vuoi dire qualcosa? Mi sembra che ti ho interrotto. No, io posso. Ah, ok. No, non ho capito. Puoi parlare, Giacomo. Sì. No, Lo perché vedo, ho capito, ho ti sentito. ascolta, lo vedo. Beh, Allora, a questo punto sarebbe dici, bello, Giacomo. Andrea, tu ci raccontassi, spendessi due parole anche per raccontarci il tuo rapporto con Nino Manfredi, che si nota anche dalla pellicola essere molto, molto forte e particolare. Sì, diciamo che con Nino Manfredi, ne parlavamo prima un attimino, ne abbiamo accennato, è stato con lo zio, diciamo, perché aveva capito lui come gli altri grandi attori, a parte una persona, mettiamo da parte una persona, aveva capito che Andrea non era un attore, perché non era un attore, io non ho mai fatto scuola di recitazione, scuola di dizione. Io ero un bambino di 7 anni e mezzo preso da un rione di Pisa dove si veniva da scuola, si mangiava, poi si andava a giocare a piedi scalzi nei campi e buttato in un mondo di persone che di grandi attori, in un mondo che non era il suo, il cinema. E l'aveva capito, pertanto mi trattava non come, cioè lui si proponeva non come il grande Nino Manfredi, ma come una persona normale, come magari il macchinista o il fotografo. Con me avevo un rapporto di, te l'ho detto, una volta sera, per raccontarti un aneddoto, giravamo la scena di quando bevo il latte, no? Sicché io ero seduto sul tavolino, aspettavamo che preparassero, e la costumista ci dette dei biscotti. E Manfredi era accanto a me, si mangiava questi biscotti, e a un certo punto arrivò da dietro, come ci fa? Cosa fate? Mangiate i biscotti? E io gli dissi sì. E lui mi disse, ma me ne date uno? E gli dissi, vai lì e lo prendi, no? E Manfredi mi tende gioco e dice: sì, l'abbiamo preso lì all'albero del pane. E come ti dissi, dov'è quest'albero del pane? E io gli dissi: a Palermo, mi prende, no? E come ci fece, come a Palermo? E Manfredi: sì, a Palermo, ce l'hanno portati da Palermo e l'albero del pane. Cioè, questo per farti capire che Manfredi mi teneva a spalla in determinate cose, perché era normale, era una persona estremamente fantastica, Sai che fantastica. Io di questo retroscena, caro Andrea, esiste anche un documento video, non so se lo sai. su Luce TV Luce, com'è? Sì, sì, Quegli anni sì. Sì. bravo, proprio quello, sì, infatti su quel documento lì io ci ho fatto poi uno spettacolo. Vabbè. Sì. E poi mi ricordo con Manfredi, mi ricordo che forse erano i primi anni 90, mi ricordo che lì in una trasmissione vi siete rincontrati. 1986, 86, esatto, sì. sì, al giovedì era una trasmissione, io mi ricordo andai lì, che il giovedì andai lì, che la domenica dovevo sposare, e invitarono anche Manfredi, e ci fu, mi ricordo chi era il presentatore, gli disse, ma com'era questo ragazzo da bambino? Manfredi disse, ah, mannaggia, me ne ha fatte, ma era bravissimo, disse. E lì ci si abbracciò fuori scena, insomma, mi chiese come cosa facevo, insomma, un grande, perché secondo me, ecco, vedi, i grandi attori venuti, scusate, poi voi direte la vostra, no? Venuti dalla gavetta, non sono come tanti attorini di oggi, perché vanno da Maria De Filippi a fare, come si chiama, il bello lì, e poi fanno dei film, oppure vanno a fare Isole Famosi. Quando escono lì si sentono Stoca. Parentesi. Sì. Non ho detto una parolaccia, eh? Vengono dalla No, gavetta, ma sì. non ti preoccupare, tanto. Perché lo sanno cosa vuol dire aver sofferto magari la fame, il freddo, e lo sanno il popolo, no? Il popolo cosa prova. E loro si mettono al loro pari. Questi sono i grandi attori di una volta, secondo me. Io Confermo e concordo, lavoro. confermo, sì. Io però posso dire una cosa, insomma, che non tutti i grandi attori di una volta sono così, eh.
sì. C'erano pure i grandi attori di una volta che si sentivano stoga e si sentono stoga anche adesso, quando fondamentalmente si ricordano in 10 persone. Io ho avuto la sfortuna purtroppo di avere, diciamo, ecco, una o più esperienze con persone del genere, che in effetti in passato sono stati grandi attori, ma che poi si sono, diciamo, come detto, magari ecco, avvicinati magari a bambini, diciamo, dei giorni nostri, non di quegli anni, ovviamente. Che ho visto io, proprio, ho vissuto proprio io sulla mia pelle queste esperienze, ho visto che praticamente non hanno avuto un minimo di tatto, insomma, gliene è fregato niente. Io, per esempio, da bambino ho fatto parecchie comparsate per la Rai, no? In sceneggiati così, tanto avevo un amico che lavorava nel cinema, mi ha detto, guarda, ci servono bambini, viene mia figlia, allora ha chiamato mia mamma e mi ha detto andava, ti va di fare questo film? Ed era uno sceneggiato della Rai che si chiamava La vita che verrà. Non so se qualcuno di voi l'ha visto. Andava in onda mi sembra 2 o 3 puntate fecero nel 96, mi pare, ero piccolo, avevo 5-6 anni e ho avuto per l'appunto esperienze assurde con cast. Non mi ricordo, noi eravamo bambini, erano le 10 di sera, avevamo fame, nessuno ci aveva dato da mangiare e arrivarono uno degli attori protagonisti di quella serie che venne da noi in treno. Ovviamente noi interpretavamo uno sceneggiato dove c'erano i bambini che scappavano dalla guerra e uno di questi attori protagonisti, che diciamo non è che è un grande attore, possiamo dirlo, o meglio, non è una grande attrice perché era una donna, si Ma le avvicinò a donne sono noi. peggio. Attenzione, le donne sono peggio, forse. No, no, Forse. però ecco, vi faccio capire, bambini dei 6, 7, 5, 6 anni, diciamo così, massimo 7, alle 10 di sera, senza aver mangiato nulla, dalle 4 del pomeriggio, giustamente noi avevamo un po' fame, eravamo un gruppo di bambini e abbiamo detto dobbiamo fare un'altra cosa. Ed è arrivata praticamente questa, proprio tutta con aria abbastanza scazzata, dicendoci, pensate ai bambini veri che scappavano dalla guerra, non c'avevano niente da mangiare. Quindi E se ne andò. non faccia. Allora, praticamente io stavo là e praticamente sono stato tagliato da una scena, non mi si vede, perché praticamente io mi ero allontanato, non è che me ne fregava nulla fondamentalmente, sì, chiaro, un bambino, però fondamentalmente cioè, nel corso del tempo ci sono rimasto male perché questa cosa mi è rimasta impressa e oggi che ho 32 anni ancora me la ricordo come se fosse ieri. C'è proprio la Certo, faccia, come fai? Cioè, dovresti essere anche una madre, bene o male, no? ma E sono esperti. quindi, però, infatti, poi si è dimostrata per quella che era, infatti, avrà fatto carriera forse solo nel palazzo suo, forse. E quindi, niente, però, vabbè. Ma ce ne stanno tanti altri, pure attori molto più famosi negli anni 60. Mi denunciano se parlo, lasciatemi perdere, lasciatemi stare. Andiamo avanti. Io ti parlo per la fortuna, come ho detto prima, la mia fortuna di aver conosciuto questi attori, ti dico, a parte una persona, sono stati tutti comprensivi, affettuosi. Comunque anch'io ho avuto esperienza di una donna, Simone. Prima di questa ti volevo anticipare altri due personaggi del cast del film che mi piacerebbe risentirteli raccontare. Beh, per chiudere, diciamo, la parentesi su Nino Manfredi, anche se potremmo parlare, penso, tutta la serata solo di lui, ti chiedo, c'è all'interno dello sceneggiato una scena con lui che porti maggiormente nel cuore, a cui sei più legato, un momento in cui ti sei sentito più legato rispetto ad altri momenti? Posso dire due scene Sì. e ti dico questo: la scena più commovente in tutto il film, qual è? Me Quella io lo della so, balena. però. Quella Quella? della balena. Te, Giacomo. Ma a me mi intenerisce molto la prima parte, quando i primi dialoghi che hai con lui. Te, Simone, non te lo chiedo perché sicuramente lo sai perché l'ho già raccontata.
Allora, la scena più commovente, vi dico anche perché, è quella quando Pinocchio e Geppetto sulla bocca della balena si abbracciano, perché Geppetto manda via Pinocchio, parole povere, no? Da solo, perché lui è vecchio, e invece Pinocchio dice: no, senza di te non me ne vo', che poi vo', vabbè, e montano sul tonno insieme e vengano via. Lì si era a girare a Cinecittà in una piscina, e fatta questa scena, quando il tonno va via, Comencini diede lo stop e ci fu un grosso applauso veramente di tutta la troupe, perché la gente si era commossa nel vedere questa scena e recitata talmente. Manfredi fu bravissimo proprio in quella scena lì. L'affetto, lo strazio di un padre che manda via il figlio, no? Pur di mandarlo in salvo, e lui rimaneva lì. E quella è stata, secondo me, la scena più commovente di tutto il film, proprio perché è stata l'unica volta che veramente, finita la scena, tutta la troupe fece un grosso applauso e rimasero commossi. Mentre una scena di affetto di Manfredi è quella quando il tonno ci scarica, arriva, Comencini ci disse: quando scendete, a me mi disse Andrea, te devi correre e arrivare sulla spiaggia prima di Manfredi. Ok? Sicché io a un certo punto l'acqua mi arrivava qui, corro, 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 però nel correre inciampai, cioè si vede anche la scena, e vado, mi bagno tutto. Arrivati a riva, finita la scena, ci vennero incontro le costumiste con gli accappatoi, l'asciugamano, perché non mi ricordo che periodo sera, ma non era caldo. E quando la costumista andò da Manfredi a dargli il suo accappatoio, Manfredi prese il suo accappatoio, mi venne addosso. Me lo buttò tutto addosso, così cominciò a strusciarmi forte, forte per scaldarmi. Questo è Manfredi. È stato il mio Grande, grande grande. Manfredo. Ah sì. Sì. Che belle Bene. cose, eh? Che belle cose queste qui. Sono sempre commenti graditi, specialmente dai nostri amici del canale, che seguono sempre con grande interesse, e che continuano poi a commentare, a fare domande, insomma. Quindi, quando vuoi, possiamo anche interrompere un pochettino e continuare con le domande. Manda le domande. Ok, ah, posso andare? Ok. Allora, praticamente qui c'è sempre Andrea che ci dice, sempre a proposito di Pinocchio di Comencini, ricordo con piacere anche la presenza nel cast di Riccardo Billy, grande caratterista, qualche decennio prima, parte del duo comico Billy e Riva con Mario Riva. Voleva sapere, insomma, ecco, Riccardo Billy era l'omino che guidava il carro. Era lui che Sì. guidava il carro, e non è che ha avuto un grande, diciamo, perché hai visto, io arrivo molto sul ciuchino, c'è una mezza battuta. E comunque sì, era un grande attore a quel tempo, perché faceva anche teatro, se non mi sbaglio, Riccardo Billy. Sì. Sì, beh, Anche Riccardo questo. Billy, non so se tutti lo sanno, è stata la voce, il doppiatore del grillo parlante in Pinocchio della Walt Disney. È lui, Sì. Riccardo Billy, ha dato la voce al grillo parlante, quindi era proprio nato per rivestire il ruolo in qualche modo sul libro di Pinocchio. Per molti oggi Riccardo Billy è il nonno di Pierino Alvaro Vitali, però ha fatto Ah, è delle cose vero, molto è vero, ha, ha, fatto, vero. ha, fatto, ha fatto molte cose più importanti, secondo me. E faceva anche Sì. teatro, faceva molto teatro anche, se non mi Sì, sbaglio. avanspettacolo, veniva dall'avanspettacolo, no? Aspettato, sì. Invece, Andrea, scusami, se hai un ricordo di Enzo Cannavale che in Pinocchio Bravo, lo faceva stavo l'oste. dicendo io, che faceva l'oste, lo stavo Faceva l'oste. dicendo. Bravo, bravo Giacomo. Dalla vecchia scuola di Edoardo De Filippo, lo Sì. sapete, e purtroppo io non ho avuto l'occasione di girarci insieme, perché se vedete non ci incontriamo mai, e lui, a parte quando vado a scuola, che lui è in cima alla strada, no? Che sorride, c'è il bambino, c'è il bambino. Però devo dire che con Manfredi se la intendevano, sì. Io so e vedevo da lontano, perché hai visto, non avendoci scene con lui, non è che ci ho avuto, però anche lui è stato, diciamo, una pedina nello sceneggiato
azzeccatissima, secondo me. Cioè, Mastro Ciliegia, come l'ha fatto lui, secondo me non lo fa nessuno. Ecco appunto, secondo te non lo fa nessuno, per cui una domanda è generica adesso che ce la fa il nostro Flavio, che ci chiede, volevo chiedere ad Andrea se ha notato differenze notevoli tra il suo Pinocchio ormai iconico e quelli successivi, magari più moderni. A me, ti dico la verità, non mi piace criticare o parlare degli altri perché so cosa c'è dietro per girare un film, tanto sacrificio, tanto lavoro, tanto sudore, tanta speranza anche che abbia un grosso successo. Però allora, per quanto riguarda quello di Benigni, che lui fa il Pinocchio, secondo me Benigni, nonostante sia un grandissimo, meritatissimo Oscar con La vita è bella, e lì ha un po' toppato. Perché? Perché non puoi, io pubblico non posso vedere un uomo di 50 anni che mi fa un bambino e con la vocina, bambino, bambino, vieni bambino, vieni. Cioè, è inverosimile. Vabbè. Vabbè, ma lui è così fondamentalmente, se non riesce a far ridere non è il suo personaggio, infatti a me non fa ridere, per me non avrebbe neanche un euro, oltre che neanche l'Oscar, però Scusa, vabbè, Cristian, sono scusa, gusti. però la favola di Pinocchio non è che fa ridere, specialmente, cioè, è più No, commovente. è appunto, lui l'ha puntata sul fatto che io sono Benigni, faccio ridere, però Lui non l'ha fa buttato. ridere, quello è il problema. Non fa ridere, la favola di Pinocchio non fa ridere. Come tutte le favole Disney, no? Se andiamo a vedere. Sono. Vai, dimmi, scusa, che il segnale mi arriva in ritardo. Scusa. Perché se no perdo il filo, lui l'ha buttata Sì. sul discorso che pochi anni prima, se non mi sbaglio, aveva già vinto il premio Nobel per La vita è bella. Ricordate? Sì. Sì, come dice: faccio Pinocchio, la gente mi viene a vedere. Ok? Però te l'ho detto, l'errore che lui ha fatto era troppo il cane d'oro che guida, cioè. Ma a parte la favola che poteva essere carina, perché era carina, no? I topini che tirano la carrozza. Lui, l'unico toppo suo in quel film, secondo me, è che lui non doveva fare Pinocchio. Piuttosto Io la faceva penso Geppetto. anch'io come Andrea, Piuttosto perché... vai, Giacomo, scusa. No, scusami tu, figurati. Vai, vai. No, se andiamo veramente una notazione che ho fatto, ho notato che dopo il Pinocchio Benigni ha perso molto del suo pubblico, perché il pubblico voleva il Benigni di Non ci resta che piangere, voleva il Benigni del mostro, voleva il Benigni del piccolo diavolo, quello era il Benigni che voleva il pubblico. Johnny Stecchino. Johnny Stecchino, come no? E quindi con Pinocchio poi ha perso veramente una gran parte del suo pubblico, perché appunto, come dice Andrea, ha toppato. Insomma, la penso anch'io così, perché fare un Pinocchio quando quello di Comencini è ancora fresco, vivo e attuale? Quindi se io voglio vedere Pinocchio, vado a vedere quello di Comencini. Ma sai, se non mi sbaglio lo sta facendo anche un americano, il Pinocchio, stanno. Simone, dimmi se sbaglio, se non mi sbaglio, un attore americano sta facendo Pinocchio anche lui, ma lo possono fare chiunque Pinocchio, no? Però rimani fedele alla favola. Quello di Garrone, nonostante ritengo un bravissimo regista, però ha un altro, come posso dire, ha un altro visuale di cinema, no? Lui, per esempio, il Pinocchio suo, io lo vedo molto noir. Scene scure, la balena con i denti insanguinati, a me mi ha messo paura, io l'ho visto, però il tonno con la faccia umana che parla allora, cioè, ma impressionato. Io penso che un bambino di 8 anni, se lo va a vedere, quando vede questa balena con questi denti, tutto il sangue che gli esce con le brandelle di carne, ma perché? Chiaro. Perché Garrone è bravo, secondo me, a fare il film noir e nessuno gli dice nulla, no? Ma guarda, io sono d'accordo con te se tutti fossimo, diciamo, abbastanza grandi da andare a vedere questo film e commentarlo. Allora, premettendo che a me il Pinocchio di Garrone mi è piaciuto per niente, da inizio alla fine, ma non perché era più tetro, più cupo, perché purtroppo i ragazzi di oggi, 8 anni, 9 anni, come diciamo noi adesso, sono completamente cambiati, ok? Per cui magari gli possono anche piacere queste cose.
Quindi non è che si spaventano, che hanno paura, perché magari noi non lo possiamo sapere adesso, perché magari io a 7-8 anni andavo al cinema e mi rimanevo spaventato. Invece adesso ai ragazzi magari può piacere, perché è cambiato tutto. Il problema è che secondo me non ha senso fare troppi film uguali nel corso di poco tempo, perché andiamo a vedere. Esce quello di Comencini nel 72, se non sbaglio, giusto? 72 o 73? 72. 52. Nel 2004, esce quello di Benigni. Poi c'è stato quello sempre di Benigni, dove però lui faceva Geppetto, Quello col garrone. quello con Garrone, e poi ci sarà nel 2017, e poi ci sarà adesso questo qui nuovo che faranno in America. Ok? Sì. In più di mezzo ci mettiamo anche il discorso del film animato e tutto quanto, no? Quello della Disney, vabbè, già c'era, però i vari rifacimenti. Cioè, secondo me non ha senso, specialmente noi italiani, perché se lo fanno gli americani è un altro discorso, loro non l'hanno mai fatto. Che senso c'ha? Tra l'altro, Io, cioè, perché non una vogliamo, cosa perché molto. a me la cosa che mi dà urto è che noi non vogliamo valorizzare le cose belle che abbiamo. Piuttosto che valorizzare le cose belle che abbiamo, cerchiamo di farne di nuove, ex nuove, però ancora. Come possiamo dire, cioè non arriveranno mai a quel livello lì, ok? Cioè riportare per esempio il Pinocchio di Comencini al cinema nel 2020 è impossibile, neanche nel 2022, dico 2020, dico per dire questi anni, insomma, è impossibile. Per cui perché non fare magari, ecco, per esempio una bella, per i 50 anni, una bella edizione restaurata del film con magari contenuti aggiuntivi nuovi? Magari si fa una telefonata a Andrea e si dice: ma perché invece di raccontare a quel cretino di Christian le tue esperienze non ce le racconti a noi e facciamo un bel DVD? Celebriamo questo film per i 50 anni, magari facciamo qualcosa. Niente, no, preferiamo fare altri film nuovi, spendere il triplo, quadruplo dei soldi per fare poi dei prodotti che non arriveranno mai a superare i cosiddetti maestri, no? Questo è quello, cioè, questo è il mio pensiero, nel senso non ha senso fare cose nuove. Caro Cristian, qui mi trovi non una porta, un portone aperto. Anche il fatto, sì, anche il fatto, no, che questi grandi attori che noi abbiamo avuto un passato, no, non vengano ricordati e apprezzati, piuttosto si guarda i film americani Rocky, si guarda Canale 5, Italia 1, queste TV private. Danno sempre i soliti film americani, no? Ne danno uno a ogni morto di papa di film italiani belli, no? Perché noi italiani non sappiamo apprezzare la nostra di cose, i nostri capolavori, capito? Ci conviene più portare un americano al cinema e fargli vedere un film americano oppure riproporlo in televisione 12.000 volte che ti ha fatto venire il latte ai ginocchi, perché noi se te guardi la TV. Ripropongono sempre i soliti film, piuttosto che mandare un bel film di Ugo Tognazzi oppure di Alberto Sordi, cioè perché? Perché noi siamo italiani e l'italiano è così, capito? Pensa che Io recentemente avevano scambiato Monica Vitti per Mariangela Melato. Pensa te, non so se l'avete letta sta cosa del Corriere. sì, io l'ho letta su Facebook. Ho detto, Sì, mamma mia. io. A mio avviso mi trovate, ovviamente lo sapete, d'accordo, perché anche quando parlammo delle puntate dedicate a Stanlio e Ollio, a Franchi e Ingrassia, a Bud e Terence, lo abbiamo sempre ripetuto. Per rimanere nell'ambito di Pinocchio, si potrebbero fare mille paragoni, però se io per esempio dicessi che nel Pinocchio di Comencini, come diceva anche Andrea, oltre a Franchi e Ingrassia, a Manfredi, ci sono state persone del calibro della Lollobrigida, Lionel Stender, non ce lo scordiamo, Enzo Cannavale, lo abbiamo detto, Mario Adolf. Tra l'altro, Lionel Stender ha lavorato anche con Sergio Leone in C'è una volta il West. Ora, Così, poi tanto per dire, cioè. abbiamo un giudice.
Abbiamo un giudice che è Vittorio De Sica. Abbiamo una lumaca, nessuno lo sa o magari non ci fa caso, perché dice la lumaca è un personaggio, si vede, non si vede, e Zoe Incroci è stata una delle più volti più attivi, più significativi, rappresentativi del teatro. Abbiamo Riccardo Billi, abbiamo Galliano Sbarra, che è stato compagno di cella di Andrea, che ha fatto anche tantissime altre pellicole dove ha fatto la controfigura. E poi abbiamo anche un altro bimbo insieme ad Andrea, io volevo menzionarlo perché è giusto ricordare anche lui, che è Domenico. Scoperto da Comencini, giusto Andrea, quando lui andò a svolgere un documentario sui lavori minorili e trovò questo ragazzo, veramente insieme a te hanno creato proprio un duo favoloso. Io, Domenico Santoro, purtroppo non ho più notizie di questo ragazzo, ma a mio avviso ha saputo interpretare Lucignolo in una maniera fantastica e si completava proprio anche nei passaggi recitati insieme a te. Merita, a mio avviso, essere ricordato perché anche Santoro si è saputo calare benissimo nei panni di Lucignolo. Io penso che Comencini, quando fece lavoro minorile nel 69 a Napoli, praticamente fu una trasmissione, mi sembra, su Rai 3 o su, no, non c'era ancora, sulla Rai, dove denunciava lavori minorili, si chiamava a intervistare i bambini, chi faceva a 12 anni il cameriere, e Domenico Santoro lo trovò, faceva il balestraro, cioè colui che addrizzava le palestre. E lo vide e andò a casa di lui, conobbe la mamma, erano 11 fratelli, era morto il babbo durante un'esplosione che stavano a fare fuochi d'artifici. E lui aveva a quel tempo 12 anni, perché aveva 5 anni più di me. E gli piacque talmente questo viso scugnizzo, infatti secondo me anche Domenico è stato proprio un tassello idoneo, esatto, nel puzzle che Comencini ha costruito dei suoi attori. Ecco, forse lo dirò di parte, non lo so, però io vedendo anche l'altri Pinocchi da diverso, tanti attori non ce le vedo nella parte, come per esempio quell'attore napoletano nel Benigni, nel film di Benigni, che faceva Babbo, che diceva Babbo. Noi Babbo si dice normale, lui faceva Babbo, Babbo, cioè diceva 3 volte la B. Noi toscani babbo si dice così, e cercava di essere toscano. Ora non mi ricordo come si chiamava quell'attore lì, però era un Carlo Giuffrè, attore era Carlo Giuffrè. bravo, cioè lo vedi che recita, che non è toscano, capisci cosa voglio dire? Perché allora ora Pinocchio per il tuo babbo vai a prendere per il tuo babbo, cioè babbo viene spontaneo, Lo capisci? sai? Lo sai che cosa mi ricorda questa cosa che stai dicendo, Andrea? Mi Dimmi, dimmi. ricorda una bellissima battuta di Max Tortora sul film di Rugantino interpretato dove Paolo Stoppa faceva Mastro Titta e dove Rugantino era Celentano. Perché due romani che parlavano romano, cioè due milanesi che parlavano romano, scusa. E Cioè lo l'aveva già stesso fatto discorso. nel film Er più anche Celentano, precedentemente Sì, aveva già anche. fatto. Che io, Esatto. guarda E lui caso, praticamente. poco fa Celentano volevo tirarlo in ballo. Perché non so se lo sapete, nel 73, subito dopo il Pinocchio di Andrea, a Celentano gli frullava, gli girava per la testa di fare un film intitolato Pinocchiaccio. E poi alla fine non so cosa è successo, o ci avrà ripensato, non so. Alla fine il film non si è fatto, però lui ha fatto una canzone su Pinocchio che si chiama La ballata di Pinocchio. Sì. Però stava per fare anche lui un film nel 73 riguardo al personaggio di Pinocchio. Adesso non so in che modo, se era una parodia, se era una cosa comica, non... perché poi alla fine non si è fatto più nulla. Sì, No, però ha fatto la ballata di Pinocchio, che è simpaticissima. quella l'ha fatta ottimamente, quella è veramente un capolavoro, quella canzone. Io mi immagino Celentano parlare toscano.
faceva di tutto lui, il romano. No, c'è un film, se non ricordo male, che però adesso non mi sovviene qual è, di Celentano, dove lui addirittura parla napoletano. L'emigrante. L'emigrante, bravissimo, eccolo, 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 è bellissimo, è fantastico, è fantastico. Comunque, vabbè, torniamo un attimo seri e rispondiamo, cioè Andrea risponderà a questa domanda dell'altro Andrea, ovvero, da spettatore, oltre al suo Pinocchio, qual è la regia di Comencini a cui ti senti più legato? È un regista eccelso, autore di capolavori, fra i quali Tutti a casa e Lo scopone scientifico. Qual è il film che ti è piaciuto di più, insomma, di Comencini, togliendo ovviamente Pinocchio? L'incompreso. A me quel film mi ha tormentato l'infanzia. Mi ha fatto piangere. Piangevo sì. Perché vedevo la differenza che il babbo si accorge poi all'ultimo, no? Del bene, che quello più piccino era più coccolato, lui perché era più grande. Ecco, quello più piccino venne a tutti i bambini Comencini. Era un uomo naturalmente, però venne alla sua di lui. E a me l'incompresa di Comencini e mi tocca qui. Beh, un bellissimo film, pesante, però bello. Cioè, pesante nel senso la tematica, si intende, però è molto bello, sì. Però anche lì, vedi, faccia vedere l'affetto L'umanità. figlio, no? Che quello piccino era più coccolato, perché era più piccino, le davano sempre vinte, e quello grande era sempre quello che subiva, no? È vero? Bene. Torniamo qui a un altro commento, non so se questo hai già risposto, però se vuoi, abbiamo già parlato, però se vuoi aggiungere qualcosa, Alessia ci chiede quali sono i tuoi ricordi e i momenti più belli che hai passato con Domenico Santoro? Ecco, Domenico ci siamo divertiti tantissimo quando si doveva montare sull'Asinelli. Lì ci siamo divertiti perché praticamente ti fai conto che prima di girare questa scena, di mettere tutti gli asinelli in fila. Gli asinelli erano tutti rinchiusi in un recinto e lui si andava lì, si cercava di montare su questi asinelli, insomma, è stato il divertimento, il gioco nella scena, ecco. Mi hai sorpreso, Andrea, Perché? perché avrei pensato tu dicessi quando rubi le ciambelle e poi te le vai a mangiare nella cascina, invece no. No, lì no, perché devo correre come un matto. Siamo così a correre. No. Comunque, allora, intanto Belli il nostro aneddoti. Andrea ci dice belli aneddoti, poi abbiamo comunque anche dei buoni, sempre altri commenti, insomma, positivi per quanto riguarda la scena dell'abbraccio nella balena. Ecco, qui infatti anche Alessia era d'accordo e lo sapeva. E poi soprattutto ci chiede sempre Alessia se hai una foto del famoso abbraccio tra te e Nino Manfredi nell'accappatoio. Se c'è Purtroppo un'immagine o qualcosa, ma non no, credo. perché fu una cosa talmente imprevista che nessuno si aspettava, magari che giustamente anche Manfredi era bagnato e sicché nessuno faceva le foto, ci sarà il fotografo di scena, ma le foto di scena che ho sono queste che vedete qui. Non Però so su se le vedete. internet girano tante foto, ragazzi, di questo film. Se avete il piacere di andarle a cercare, basta semplicemente digitare. Quindi io, per esempio, ne ho trovata una che è molto bella. Adesso vi faccio vedere, perché purtroppo il nostro simpatico YouTube non ci ha permesso di pubblicare questa foto. Non mi chiedete perché, però non me l'ha permesso. Ed è una foto che praticamente rappresenta un po', diciamo, ecco, secondo me il lato un po' divertente di questo film, che è la parte quella più, diciamo, rispetto a tante altre, quella più divertente. Adesso ve la faccio vedere sull'altro telefono, che è questa foto qua. Ok, quindi che poi si trovano anche, ovviamente, gratuite, senza nessun tipo di pagamento, anche in grande qualità. Per cui io mi rivolgo all'amica Alessia, ma tante altre persone che magari hanno il piacere di collezionare delle belle foto, le possono trovare comunque su internet, magari per potersele scaricare, stampare, insomma, perché ne vale proprio la pena, capito? Perché secondo me sono momenti di,
di storia del cinema, ecco. Bene. Poi comunque continuiamo sempre con il nostro Andrea che fa delle citazioni anche lui, dove dice che Enzo Cannevale e Manfredi avevano girato assieme anche Operazione San Gennaro qualche anno prima. Un film Infatti, molto bello, allo stesso tempo molto. nello stesso anno di Pinocchio, anche Roma Bene. Sì, anche quello l'ho visto, Nel molto bello. 71. Nel 71, Giacomo. 71, sì, 71, sì. Sì, perché poi mi ricordo nel 71 la scena di quando Manfredi parte per le lontane Americhe. Fai conto che cominci a girare quella scena lì e praticamente Manfredi dopo 3 giorni da questa scena doveva andare a iniziare un altro film. Voi fate conto che per 2 giorni la troupe era a Civitavecchia perché c'era il mare grosso e non potevano girare e Comencini aveva l'ultimo giorno disponibile perché poi Manfredi sarebbe tornato se no a settembre. Cioè non so dopo quanti mesi, e tutti aspettavano che calasse questa tormenta, questa bufera. C'era il mare sbatteva bene. Il terzo giorno il mare si calmò, come per l'incanto, dette la possibilità a Manfredi e a Comencini di girare questa scena. Vedete che c'è un qualcosa di magico in questo film? Cioè vi rendete Sì. conto È veramente? vero. C'è stato un È vero. qualcosa di magico che ha detto no, il film lo devi girare, Luigi, ti fermo il mare, il dio Nettuno è venuto fuori e ha detto mare, vai indietro. Esatto. Non vi sto raccontando una balla, Manfredi doveva andare urgentemente a iniziare a girare un nuovo film dopo 3 giorni. Vabbè, questo è un altro metodo che vi ho detto. A mio avviso, ciò che rende anche magico questo film, come diceva anche Massimo nel messaggio, vorrei spendere due parole anche per la sigla, la colonna sonora di questo film, perché ogni qualvolta si ricorda, si sente anche solo l'inizio, il motivetto della sigla, della colonna sonora, viene sempre in mente questo Pinocchio. E se qualcuno fischia anche io. Capita anche di sentirlo fischiettare la musica di Pinocchio, è sempre solo questo capolavoro di Fiorenzo Carpi, perché a mio avviso anche la sigla iniziale, i titoli di testa sono qualcosa di unico, perché non solo si abbina questa bellissima musica di Fiorenzo Carpi, ma anche le tavole di Chiostri, uno dei tanti illustratori di Pinocchio, quindi a mio avviso anche i titoli di inizio sono qualcosa di magico, già da quello si capisce che il film che si andrà a vedere è un qualcosa di unico, C'è veramente bellissimo. la musica che a me mi colpisce di più è quella, come si chiama, Cecca di Cibo, quella che fa Eh sì. Eh sì. mi viene il lucciconio, Eh veramente. sì, malinconica, ma ecco. Beh, anche la sigla finale, no? La canzone di Geppetto cantata da Manfredi è qualcosa di unico. Rotto che si guarda nello specchio. È qualcosa di unico, sì. No, Fiorenzo Bellissimo. Carpi è stato, mi ripeto, però è stata anche quella ciliegina sulla torta, no? Secondo Sì, il anche direttore. perché secondo Bella me il grossa successo. comunque era questa torta, eh? Oltre la Come? ciliegina era bella grossa questa torta, insomma. Beh, il successo di un film del genere va visto sempre a 360 gradi, perché a mio avviso ciò che la classica ciliegina è la colonna sonora, ma anche le location, perché quello che non sono le location, tra l'altro senza andare nell'oltreoceano, siamo in Italia, tra la Toscana e il Lazio, sono state scelte delle location fantastiche. E chiedo a Andrea, volevo fargli una domanda a riguardo. Proprio l'inizio del film inizia con questo carrozzone di Mangiafuoco. Siamo in una stagione dove la neve non dovrebbe esserci e invece vediamo la neve, una tormenta di neve, no? Io ho iniziato, se non mi sbaglio, a aprile inizia a girare, o a marzo o aprile, non mi ricordo, sì. E come dicevo prima, che il Comencini nel 71 non aveva effetti speciali, pertanto
se doveva piovere aspettava il giorno per pio che piovesse per fare quella scena, e te fai conto che la neve era finta, l'ho detto un attimino prima di sfuggita, però era fatta con delle balle, messe appoggiate al muro, buttato sopra del sale grosso e poi sciolto. E una volta che si asciugava sembrava neve, il comignolo che fumava ci mettevano dentro dei candelotti per farlo buttare fuori alla fine. E in fondo alla strada, siccome nel 71 c'era la televisione con l'antenne, si vedeva l'antenne, come giri che ci mette un grande telo enorme per vedere il bianco del fondo, capisci? Non avevamo gli effetti speciali, anche quando dice no. Operemo con gli effetti speciali, noi non ne avevamo, noi giravamo, te l'ho detto, ora per fare il buio si deve girare di notte, cosa fai? Metti la lente scura all'obiettivo e sembra la notte. Noi giravamo la notte, io ho girato alle 3 di notte, alle 4 di mattina, alle 6 di pomeriggio, alle 5 di... cioè non c'era orario, non c'era orario. Senti Andrea, ma e poi l'esperienza del doppiaggio com'è stato? Perché lì reciti con la tua propria voce. Sì, Era tutto in presa diretta o poi avete anche fatto una cosa in uno studio di doppiaggio? no, allora, come ho raccontato prima, quando per esempio non mi venivano le battute, raccontavo una barzelletta oppure bla bla bla, facevo così. E il doppiaggio l'abbiamo fatto in una sala di registrazione e ti dico che per un bambino di 7 anni e mezzo non è facile vedere muovere le labbra e dire le parole in contemporanea con le labbra. Però ci sono riuscito, si vede, sono stato bravo, diciamo così. Pensa che Ciccio Ingrassia disse in un'intervista riguardo al Pinocchio che Comencini lo prendevano tutti per pazzo. Dice: come fai a far doppiare un bambino di un film di 6 ore? E Ciccio Ingrassia disse: ecco perché Comencini era geniale, perché è riuscito a fare anche questo. Un mese ci sono, quasi un mese, 3 settimane. 3 settimane per il doppiaggio dalla mattina fino alla sera in questo studio, che purtroppo, perché nel libro, vabbè, c'è scritto perché Comencini provarono a chiamare un doppiatore, un bambino doppiatore che aveva già fatto i doppiaggi, però risultava falso, finto, sembrava proprio che non fossi io, no? Allora provarono diversi bambini e alla fatta fine Comencini decise di far doppiare Andrea, di provare a far doppiare. Il risultato è venuto carino perché sono toscano, è venuto carino perché sono stato magari bravo a azzeccare le parole, e a parte alcune scene che ho detto delle cose e poi nel doppiaggio ne ho dette altre, però. Beh, è anche comprensibile comunque, dai, No, voglio ma dire, può succedere. Però voluto. non se n'è accorto nessuno, perché io non me ne sono mai accorto, quindi... Ma ha voluto, perché è un aneddoto, no? Quando io piango sulla tomba della Fatina, nel doppiaggio dice: Fatina mia, perché sei morta, ora morirò di crepacuore anch'io, no? Piagnucola, e gli dispiace. Mentre nella realtà della scena, Simone lo sa, io battendo pugni dicevo: bene, sono contento che tu sia morta, bene, sei morta. Perché c'è una cosa a monte che non vi ho raccontato, ma va bene. Ah, ok. Ah, ok. E nel doppiaggio ho detto le parole che dovevo dire, ecco questo. Beh, se la vuoi raccontare, Andrea, fa parte del film, fa parte della No, pellicola, è la perché vostra. poi mi sembra di prima dicevi che non tutte le persone sul set, tranne una. Per cui, insomma, voglio dire, è come se ci avessi dato una piccola anticipazione. Metto comodo, niente, con la signora Lollobrigida non c'è stato mai diciamo, un buon rapporto, nonostante io fossi stato un bambino e lei un'attrice stellare. Perché? Ma diciamo che per tanti motivi, uno perché quando io giravo insieme a lei avevo tutti intorno a me. Perché ero un bambino, no? Perché ero un attore, no? Perché ero un bambino. Sicché lei veniva messa in seconda parte.
E poi anche perché durante un giorno ci chiamarono per fare un servizio fotografico che doveva andare su tutte le testate giornalistiche, Oggi, Gente, Novella 2000, insomma, più chi ne ha più ne metta. E sicché Comencini disse di andare a questo appuntamento per fare queste foto. L'appuntamento con tutti questi fotografi, cosa come 15-20 fotografi, era per le 8. Io praticamente 10 alle 8 ero puntuale, invece la signora Lollo non c'era. Allora, dopo un po', io mandai a cambiare col vestitino di balla per fare queste foto. E all'8:20 la signora Lolo non era ancora arrivata. Sicché, verso l'8:30, il fotografo mi disse: Andrea, intanto si inizia a fare due foto a te, così almeno si aspetta la signora Lolo. E comincia a fare foto: Andrea seduto, Andrea in piedi, Andrea qui, Andrea là. Alle 9:30 arrivò la signora Lolo con il suo macchinone. Lei scese senza dare buongiorno e buonasera a nessuno. E se ne andò nel suo camerino. Sicché tutti aspettavamo questa signora Lollo, alle 10, 10 qualcosa, 10 e un quarto, dopo 40 minuti, uscì fuori. Io era dalle 8 che ero lì, uscì fuori tutta col suo bel vestito, mi venne incontro, mi allungò un attimo la mano, mi disse: Andiamo bambino, andiamo a fare foto. Io stavo per dare la mano, poi la ritirai, la guardai e disse: Io con te le foto non ce le faccio più. E lei disse: Come no? Sì, io tanto sono qui, ora ho freddo, voglio andare via, dovevi venire prima, gli dissi. E lei si investì a lì, ma te qui di sopra, ma come ti permetti io qui ora? E io gli stavo, io non ce le faccio, io non ce le faccio, alle fatte fine lei mi disse in romano, l'immortacci tua. E dice un toscano, gli offendi i morti. E io in toscano gli dissi la mia parolaccia, gli offesi la mamma. Sì, la della tua mamma. Lei si arrabbiò fece per darmi uno schiaffo. No, fammi finire, fece per darmi uno schiaffo. Il mio babbo era lì, mi prese la mano e disse: Ferma, cosa fai? Picchi un bimbo, gli dette una spinta. Lei cascò in terra, cominciò a urlare, cominciò a sbraitare tutti i fotografi d'intorno. Mio padre mi ha detto: un predatore, un pattone, un predatore nel culo. Fatto 10 metri, io mi fermo, mio padre mi fa: Cosa fai? Mi chino, piglio una pietra e gli tiro anche una pietrata. Però non la beccavo. E di lì lei, il giorno dopo, andò da Comencini a dire che il suo Pinocchio era un delinquente, era un mascalzone, era un violento. Quindi sopra gli disse: Lo deve cambiare, deve scegliere un altro bambino, quel bambino è un delinquente. E Comencini, per tutta risposta, gli disse: Signora Lollo, io il mio Pinocchio l'ho trovato, la fata non lo so. E con questo la pagò. E lì c'è stato, infatti, durante la scena che dovevo piangere sulla tomba, io non ci volevo piangere perché Comencini ci aveva messo la foto della Lollo, no? Sulla tomba. E lì si cominci, io non ci piango sulla foto di lei. Ma dai, Andrea di sopra, e gli dissi: Leva la foto e io ti ci piango. E cominciai a dire: Andrea, non si può levare la foto, come si fa? Cioè, rappresenta la fatina, no? Vedi la... No, allora provò con la cipolla, provò a buttarmi il fumo nell'occhio, niente, non volevo piangere, non volevo piangere. Dopo 2 ore, ti giuro, dopo 2 ore, il mio babbo venne lì, si incavolò, mi dette uno schiaffo, io cominciai a piangere, dissi le battute, finita la scena, cominciai. Girò la scena, beccò via via, prendi. Finita la scena, Comencini andò da mio babbo e gli disse: Signor Balestri, non si permetta mai più di mettere un dito addosso al bimbo perché la spedisco a Pisa e non la faccio più tornare. Questo era Comencini. Beh, anche perché con tutto il rispetto, Andrea, però da come hai raccontato tuo padre, ti ha sempre dato calci o schiaffi. No, Quindi, voglio dire, insomma, Comencini ti ha salvato la vita praticamente. il mio babbo, sai cosa faceva? Io ero buono, mi dava un pattone, no? Mi dava un pattone e lui dice: Babbo, ma perché mi dà un pattone? Non ho fatto niente. E lui mi diceva: Ma tanto prima o poi qualcosa fai. Si anticipava, capito? Senti Andrea, una domanda che... Ha sempre voluto che si portasse il rispetto e l'educazione e me l'ha sempre insegnata. Però se mi manchi di rispetto, permetti.
Dimmi, Giacomo. Giusto. Ecco, no, siccome poco fa parlavamo di Franco Franchi che sul set ti raccontava le barzellette, insomma, e invece Ciccio Ingrassia com'era? Ciccio Ingrassia era l'uomo più posato, cioè era tutto d'un pezzo, nel senso che non è che se la tirava, però era più, Franco era più alla buona, diciamo, lui era un po' più sulle sue, no? Però diciamo, si metteva accanto a me, anche lui, se c'era Franco Franchi si metteva anche lui, mi raccontava le cose, voleva sapere come era andata a scuola, che cosa avevo fatto di lezione, era diciamo più... Franco Franchi, come si vede nel film, era nella vita, era così, spontaneo, era... E Ciccio, infatti, è la colonna della coppia, no? Quello che è più serio, più... E era anche così nella vita, però era bravissima persona, tutte e due, guarda, ti posso assicurare. Andrea, tu hai detto prima di questa difficoltà che avevi di piangere nella tomba, no? Ti chiedo, c'è un'altra scena in tutto il film che hai avuto molta difficoltà a girare o per paura o per, non so, altri motivi? Ma sai, scene, diciamo, ce n'è stato quando sei girato all'Osteria del Gambero Rosso, che lì era veramente le 3 di notte, che io dovevo praticamente correre in quel violottolo, non so se vi ricordate, che poi salgo il Monticello, e lì praticamente Tra l'altro è dopo... girato a Isola Farnese, uno delle... Sì, è vero. Bravo. Molto bello. Sì, c'è sempre, comunque l'Osteria. Sì. Andate, c'è sempre. Io ci ho fatto il bagno lì, in quella È un cascatina lì, ci ho fatto il posto bagno. molto bello, sì. Vabbè, e niente, fai conto che Simone, la truppa era distante una ventina di metri, io dovevo arrivare fino laggiù al buio e un po' di paura avevo, però ci fu Franco Franchi che nascosto fra le frasche in fondo mi chiamava, mi diceva, vieni Andrea, vieni, ci sono di nuovo in paura. E io a quel punto lì mi incoraggi. Come si dice, mi incoraggi e feci la scena. Io Ecco, il mio italiano proprio. senti Vabbè, Andrea, ci mentre sono le ridi, dai, vai tranquillo. nel triste 1992 di dicembre, quando morì Franco Franchi, che poi ci fu quella sua ultima apparizione nello spettacolo, avanspettacolo su Rai 3, lì praticamente quella cosa come l'avevi vissuta, come te la ricordi, quando hai visto Franco Franchi, cioè quasi in quelle condizioni? Beh, devo dire che mi è dispiaciuto naturalmente, ci sono rimasto male perché io Franco Franchi dal vivo cioè, lo vedevo nei film che aveva fatto, capito? E vederlo in quella trasmissione mi sembra Pippo Baudo che lo chiamò, mi sembra, se non mi sbaglio. No, non mi ricordo No, troppo. conducevano loro due, conducevano Franco e Ciccio, era un programma condotto da loro. Avanspettacolo si chiamava. Sì, bravo, bravo, sì, me lo ricordo. E è una brutta impressione vedere le persone conosciute in una maniera e poi vederle dopo tanti anni in un'altra maniera. Rimani un po' scioccato, veramente. E lì praticamente aveva dato l'addio al pubblico, non so Sì, se vi ricordate. hai Sì. così. Anche perché fu calunniato ingiustamente, sapete la storia, no? Che dicevano che era dell'Andrangheta, ma... E lui questa cosa qui lo fece stare malissimo, lui andò proprio veramente, si ammalò di questa cosa perché lui non aveva niente a che fare. Intanto per sdrammatizzare volevo leggere questo messaggio perché comunque parlare di queste cose magari non vorrei che mettesse troppa tristezza nei nostri ascoltatori, però questo messaggio secondo me doveva essere mandato. E avevo in serbo un sacco di domande, soprattutto per Andrea, ma sta rispondendo a tutto ciò che avevo già in mente di chiedere. Avete tutti una grandissima conoscenza della materia, complimenti. E noi ringraziamo il buon Fabrizio Desideri per Grazie. questo bellissimo messaggio che secondo me è molto importante. E Che tra Fabrizio, l'altro perché Fabrizio non lo sa che è una settimana che Simone e Cristian mi stanno a chiedere cose a me. Ditelo, che ve l'ho dette tutte io. Ah, Cristian. Era lo scherzo. Era lo scherzo. esatto.
Comunque poi qui abbiamo Andrea che invece fa i complimenti a Simone prima per aver ricordato Lionel Stander e vuole citare anche la sua apparizione in Milano Calibro 9 di Di Leo. Poi anche Sebi di Recensioni Scarse conferma che Benigni in Johnny Stecchino e nel mostro la interpretazione è mitica. Vedi, siamo rimasti un po' indietro, purtroppo i commenti è sempre così, raga, quindi bisogna recuperare un po'. Qui abbiamo un clone, il nostro caro clone, che come potete vedere nell'icona c'è Simone, ma Simone è presente qui, per cui a meno che non è un ventriloquo non può scrivere da solo, per cui immaginiamo che sia l'altra parte di Cotudisco, ovvero l'altro Christian, che ci saluta tutti dicendo che è in radio a registrare alcune cose, ma ci tenevo a fare un saluto a tutti voi, a Chris, al mio collega Simone e a Andrea da Cristian di Cotudisco. Saluto Ok? Cristian. Poi vediamo un po' così, andiamo avanti, no? Qui ci sono tutte le classiche diatribe dai nostri amici Sebi e Andrea che si scannano a vicenda, glielo lasciamo fare nel privato. Noi andiamo avanti e vediamo, ok, vediamo, no, andiamo avanti un attimino, ok, scusate. Ok, abbiamo, ecco, altri amici di Heartwaves, i miei amici Mirko e Mary che ci salutano in questa serata e ci fanno tanti complimenti per la diretta. Per cui, insomma, anche qui abbiamo due nuovi, diciamo che loro sono nuovi in questa avventura, in questo progetto che staranno per far partire, che non vi posso dire niente, ma sono vecchissimi amici del Preneste Studios che anche questa sera mi hanno dato una mano a pubblicizzare la serata di oggi e che hanno comunque avuto il piacere di partecipare. E tra l'altro aggiungono in un secondo momento che sono d'accordo con me sul fatto che i capolavori non vanno rivisitati con remake, andrebbero valorizzati e riproposti alle nuove generazioni. Purtroppo si guarda spesso al denaro. E qui, vabbè, abbiamo già detto ampiamente. E poi qui abbiamo Andrea che durante la diatriba con Sebi ha scritto: bellissimo aneddoto davvero, avevo già letto del rapporto non proprio ottimale con la Lollobrigida, quindi insomma erano già filtrate notizie. Poi grande Andrea, grande Comencini, Lollo scansate proprio. Grazie Fabrizio. Io anche sempre. Anche Mirko dice: concordo sulla colonna sonora, il tema principale rimane al primo ascolto caratteristico. Negli anni 90 ne fecero un remix molto in voga nelle discoteche. E questo il Sì, nostro Mastro Simone G. lo dovrebbe sapere. Lo Mastro dovrebbe G. sapere perché lui è un professionista delle discoteche, il nostro Simone. È di Mastro G. Massimo, Simone va là sul cubo nelle discoteche, vero No, Simone? no, li ho rotti tutti. Infatti mi hanno detto stai dietro a fare animazione che è meglio. Infatti Simone ha cominciato a ballare sui cubi, poi hanno chiuso le discoteche, infatti hanno detto no, vabbè, basta, inventiamoci che c'è il Covid, nessuno può stare più in discoteca. Beh, Pinocchio è stata fonte di ispirazione un po' per tutti e quindi ha abbracciato anche la musica dance. Infatti era una delle piccole cose che avrei voluto dire in chiusura inerente appunto all'ambito musicale. E comunque è stata remixata e pur non allontanandosi troppo dall'originale. Quindi veramente un capolavoro musicale era e rimarrà quello di Fiorenzo Carpi. Era più veloce, più... Eh sì. Me lo ricordo. Andrea, visto che Sì. stiamo parlando appunto anche delle tue scene, volevo chiederti, ma le scene col burattino di legno invece, perché nel tuo libro ci racconti che ne sono stati costruiti tre
a seconda delle varie scene che si dovevano realizzare. Che fine hanno fatto questi burattini? Allora, c'era tre burattini statici, cioè quelli senza fili, e c'era un unico burattino teleguidato con fili. Ti fai conto che quello teleguidato aveva all'interno 300 metri di cavo, 300 metri di cavo, e lo guidavano quattro persone, mentre quello statico, quello fermo, ce n'era tre che venivano usate e portate in scena perché mano a mano se ne rompeva uno, lo sostituivano e quell'altro veniva riparato. Diciamo di quei tre ne è rimasto uno e ce l'ha la San Paolo Film a Milano, se ce l'ha sempre, perché ho saputo che l'ha donato in dono a un gruppo di suore di clausura, però non ne sono sicuro, mi è stato detto. Mentre quello meccanico, praticamente il signor Oscar Tirelli, che era l'autore di questo burattino, perché prima si parlava di Rambaldi. Rambaldi ebbe l'incarico di fare un burattino, però a Comencini non piacque perché sembrava troppo vivo, sembrava troppo un bambino e non fu scelto Rambaldi, ma fu chiamato questo Oscar Tirelli, che era un coso dell'aeronautica spaziale, costruiva cose così, e gli fu dato l'incarico a lui di costruire questo burattino. Lui cosa ha fatto? L'ha venduto a un francese. Per il francese praticamente ne riproduce uguali, altezza uguale, però sono brutti, scusate se ve lo dico, e li vende a una cifra che non vi dico perché 1500 euro di burattino, poi è calato a 800, ora mi sembra di dia via 500-600 euro, però se voi li vedete, quelli fatti da questo diciamo industriale, non assomigliano per niente al vero burattino, ecco. Tutto qui. È Ma poi rimasto lì. il burattino era uno solo, o per esempio, nel senso, non uno solo, ho capito che ce n'erano tre, però dico, per le scene, per esempio, quelle, chiamiamole da terra, era un burattino o c'era un altro burattino per le scene acquatiche? Bravissimo. No, ce n'era uno da terra che veniva guidato e telecomandato da quattro persone, come ti ho detto prima, di cui era una bicicletta e due stavano in terra con i cavi. C'è anche nel libro, c'è le foto, vero Simone? Simone? Sì, è proprio spiegato benissimo anche col disegno e tutto l'impianto. Mentre quell'acquatico, quando diciamo nuota, è un altro burattino, sempre meccanico, però guidato con meno persone da una barca. Ok, ho capito. E sono Però è così. una curiosità. Uno è andato distrutto di quelli meccanici e uno, Scartirelli, l'aveva nel suo garage tutto. Eccolo, guarda, fa vedere, vedi? L'aveva nel suo garage. E un giorno io con la mia compagna Cecilia si andò a trovare, ci fece vedere questo burattino mezzo rovinato, tutto rotto. Noi gli si disse, fu Cecilia per carità, insiste che lo sistemasse perché dovevo fare una presentazione al Parco dei Collodi e avrebbe fatto piacere se lo portava dopo. E lui lo risistemò praticamente perché c'aveva la testa staccata, c'aveva i fili smontati. Lo risistemò per portarla a questa mega festa fatta a Collodi e dopodiché lui poi gli venne in mente di metterlo su eBay e venderlo, ecco. Sempre i soldi, nel mezzo, E come poi alla sempre. fine io quanto ne so, perché poi mi piacciono queste cose di impicci e tutto quanto che succedono nei set, ma in generale, so che c'è stata anche una causa dietro questo discorso del burattino. Non so se quando l'hanno fatto o quando l'hanno venduto. No, con Rambaldi ci fu una causa Ah, perché infatti, mi ricordavo. una causa. Infatti, il film di Pinocchio doveva andare in onda a marzo, era stato bloccato la messa in onda perché c'era in atto questa causa con Rambaldi. Alle fatte fine mi sembra che la San Paolo Film gli dettero una cifra come 120 milioni di quei tempi per levarsi dalle scatole. Lui accettò, ritirò la denuncia e a aprile infatti andò
in onda il Pinocchio un mese dopo, ecco. Ma c'era questa causa qui di Rambaldi che fece causa proprio alla San Paolo Film, anzi a Comencini, perché non aveva, praticamente non aveva accettato questo burattino, nonostante ci fosse un contratto, ora le cose per bene, non le so. Tra l'altro volevo ricordare un attore che a me è piaciuto moltissimo, che non abbiamo citato per nulla, che è un peccato, tra l'altro, che ha avuto anche il piacere di fare film con uno degli attori che a me, devo dire la verità, al di fuori del panorama western non è mai piaciuto ed è Gian Maria Volonté. E parliamo praticamente di Orazio Orlando, che faceva il commissario Solmi, che comunque ha recitato anche con Edoardo De Filippo, insomma, un altro grande personaggio importante. Faceva il carabiniere Orazio. Commissario, sì, il commissario Sì, Solmi. è vero, sì. Era uno di Anche quei lui, carabinieri. insomma. Anche lui molto sfortunato, se n'è andato troppo presto. Purtroppo i migliori ci lasciano presto. Fammi tocca a ferro. Beh, possiamo dire che per tutti i nostalgici anche di Pinocchio, Andrea porta avanti un bellissimo progetto che consiste, giusto Andrea, in uno stratosferico spettacolo a teatro. Io ho avuto con Christian di Gotodisco il piacere di assistere a questo spettacolo. Ci terrei che tu, Andrea, ne parlassi perché vale veramente la pena. È molto emozionante e proprio. Ti fa rivivere veramente questo capolavoro. Sì, niente, insieme appunto, insieme a te lo sai, insieme a Cecilia sempre siamo riusciti a mettere su questo Pinocchio racconta Pinocchio, che è uno spettacolo dove praticamente abbiamo, rivivo la mia esperienza sul palco, però non è un monologo, diciamo nel mezzo ci sono varie riprese, vari filmati degli anni di quei tempi di Rai Luce, come si diceva prima, Giacomo. C'è anche quel pezzo che te hai detto dei biscotti. Riviviamo le foto, riviviamo c'è delle canzoni, cantiamo delle canzoni inerenti al film di Pinocchio. Abbiamo dei personaggi che fanno parte della mia compagnia truccati e vestiti come Nino Manfredi, come Geppetto, cioè abbiamo il Pinocchietto piccino con la balla che corre per il parco. Cioè, è uno spettacolo, non è un monologo mio, ma parliamo di tutto. Parliamo delle interviste, sempre con me a mio fianco Cecilia, che conduce poi, diciamo, la serata. Parliamo di quello che hanno detto gli attori, parliamo degli aneddoti, parliamo dei trucchi usati, parliamo. Simone, poi dillo te perché te l'hai visto, io se no sono di parte, diciamo. E sì. Diciamo Ma noi che ci è vediamo come, come no, se non sembra a un fosse. certo punto dello spettacolo, sembra che sia Pinocchio che racconti Andrea Balestri, è una cosa fantastica. Sarebbe Quindi, un bel titolo, Andrea, però, eh. Sarebbe un bel titolo per uno spettacolo. se lo riproponi, io tornerò sicuramente molto volentieri perché veramente è uno spettacolo che ti segna, che lascia il segno. Ti fa tornare a casa più ricco perché si crede di sapere tutto di questo sceneggiato, si torna a casa e si scopre invece che ancora ce ne sono di cose da sapere e da conoscere. Perché vedi, il tempo è sempre come si dice, il tempo è, non mi viene la parola, il tempo Tiranno, è tiranno. tiranno, no? Perché quando Però è anche io galantuomo. sì, va bene, perché quando a volte mi dicono allora da proporre, ma quanto dura lo spettacolo? Io non li so di quanto dura, perché non è che c'è un copione e le mie risposte. Quello che racconto è sempre uguale, no? È vero, Simone, no? Io Sì. l'ho detto qui stasera, quello che mi viene di getto dico, allora gli dico, guarda, può durare un'ora e mezzo come può durare 2 ore, perché se vedo il pubblico che è lì che mi ascolta, là mi garba un aneddoto raccontando proprio bene per filo e per segno. Se vedo magari a volte qualcuno magari un po' s'appisola perché giustamente c'è il parlato, c'è il racconto, no? Allora l'aneddoto lo riduco in minima parte, capito?
sicché è uno spettacolo che, come ho sempre detto, è per gli appassionati, per chi veramente piace il film di Luigi Comencini, il Pinocchio di Luigi Comencini, di venire a vedere Andrea quello che racconta. Perché Andrea non racconta solo di sé, racconta di Comencini, di Franco Franchi, racconta dei trucchi usati, degli aneddoti, dei bisticci, insomma un po' di tutto. Dei rapporti che ho avuto con gli attori, poi mandiamo delle foto, dei filmati inediti, bello, bello, Questa è una cosa Senti. molto interessante, un progetto veramente molto carino. Tanti complimenti, veramente Andrea, veramente una cosa simpatica, carino. Senti Andrea, io so che tu sei in ottimi rapporti anche con i figli di Franco e Ciccio, Giampiero e Massimo, giusto? Sì. Massimo abita poco distante di dove sta la mia compagna lì a Roma e Giampiero ci si scrive spesso, sì, perché io feci una presentazione del mio libro a Milano, mi venne a trovare, li lo conobbi e devo dire che sono due persone fantastiche, veramente. Giampiero l'andai a vedere a teatro a Pisa quando fece, ora mi viene in mente, La fortuna si diverte, qualcosa del genere. Cioè, fece uno spettacolo, mi ricordo, l'andai a vedere, ah no, a Livorno, a Livorno, al teatro di Livorno. E insomma l'aspettai, lo salutai e ogni tanto ci si manda qualche messaggio e Massimo l'ho visto più di una volta proprio che abita lì a Roma vicino alla mia compagna, ci vediamo al bar e a volte prendiamo un caffè. Sono, sì, sono in ottimo rapporto, fortunatamente sì, dai. Però da bambini all'epoca però non venivano sul set, no? Accompagnati da Franco e Ciccio, i figli, no? Massimo penso no perché era molto più piccino, perché giovane Massimo, penso abbiamo 40, 40 anni ora Massimo, 40 anni, non so quanti anni, però è giovane, a quel tempo era bambino. Invece Giampiero dice che mi ha conosciuto da bambino in un hotel che io giocavo a macchinine e lui venne, si sedette accanto a me e iniziò a giocare anche lui con me, perché è un po' più grande. Ah, bello, bella cosa questa. No. Vediamo un attimino perché così adesso mi voglio togliere un attimo la curiosità, insomma, ecco, vediamo, tanto per perché adesso perché io se non mi ricordo male, perché come avevo già raccontato in un'altra diretta, ho avuto la possibilità di conoscere Giampiero Ingrassia quando ero piccolino. Per cui mi ricordo bene che lui è più o meno del 60, se non ricordo male, per cui è molto più grande di Di me, Massimo. di Massimo, sì. Di Di allora, Massimo. Giampiero ha compiuto recentemente 60 anni, questo lo so. Ma se io mi E non li assicuro. dimostra. Quindi Massimo che ci avrà 10 anni di meno, più o meno. Sì. Mi posso alzare a prendere un bicchiere d'acqua? Ma certo, ci mancherebbe altro. Attenzione ai quadri, magari. Bellissimo, bellissimo. Beh, mi sembrava giusto ricordare anche lo spettacolo di Andrea perché è doveroso, si vede tutto l'impegno appunto che ha nel portare avanti e di testimoniare soprattutto l'amore che continua a riscuotere sia nella sua persona ma anche sul pubblico perché insomma sono sempre molto seguiti i suoi spettacoli. Segno evidente che anche Pinocchio, come altri argomenti che abbiamo trattato nel Parliamone, continuano ad affascinare chi magari non è a conoscenza e ad affascinare chi invece ha vissuto ed è cresciuto con questi capolavori. Quindi una doppia valenza, una doppia importanza. Che insomma, io ti consiglio di continuare ancora il più possibile. Fino allo stremo delle forze perché veramente ne vale la pena. Sì, Va bene, io immagino, non l'ho visto, ma spero di vederlo. a me mi piace questo spettacolo perché non è uno spettacolo. Ho bevuto, mi è andato l'acqua un po' di traverso. Mi piace perché
cioè io so che chi viene a vedere Pinocchio racconta Pinocchio ha visto il film, è interessata a sapere tante cose, no? Sicché bene o male, purtroppo non lo dico, fortunatamente, chi le può raccontare? Chi l'ha fatto, chi c'è stato? Sicché io mi sento in dovere e ho a piacere di raccontare gli aneddoti, tante cose alle persone, capito? E finché, diciamo, posso, voglio portare avanti questo spettacolo, perché se la gente ha visto il film, però non sa tante cose, vedendo questo spettacolo, guarda la prossima volta, magari guarda una scena e dice, ah sì, lì Andrea ha raccontato che è successo questo, per dire, no? Ah, guarda Berlino, lì è vero, lì dietro c'era, capito cosa voglio dire? Il che mi fa piacere a me, ecco, portare in giro questa cosa qui, perché a me piace, purtroppo sono rimasto l'unico, no, per ora, a poter raccontare e portare avanti tanti discorsi, tanti aneddoti, tante storie di questo film. E allora a me mi fa piacere, mi piace raccontarla, come stasera sono qui con voi da 2 ore e un quarto, non si va più a letto qui e mi piace raccontarla, ma ci sarebbe una... No, Capisci? ma promettiamo che tra poco ti liberiamo come liberiamo tutti i nostri amici per andare a letto, tranquilli, non è per questo. Però diciamo che, tra virgolette, per citare, spero che il buon Giacomo me lo passi, per citare un gergo, possiamo dire, da DVD, tu praticamente nel tuo spettacolo è come se facessi un commento dei registi mentre guardiamo il film, poi alla fine, no? Ma Più o guarda, meno. io Scusa, Giacomo. una ventina di anni fa era uscito qui in Germania il cofanetto con tutte le 6 puntate, solo che all'epoca io non collaboravo ancora con questa distribuzione. Però se dovessero fare una ristampa, sicuramente contatterò Andrea per farlo venire qui in Germania, per fare qualcosa riguardo all'edizione tedesca. Io ho un fratello in Germania, però è a Ah, Kiel, Kiel. sì. Sì, E sì. comunque il cofanetto, l'ultimo cofanetto che ha fatto la San Paolo Film, c'è un'intervista, c'è un DVD con l'intervista che mi hanno fatto a me, non dura certo 2 ore, dura 10 minuti mi sembra, l'hanno fatta mi sembra la figliola di Comencini, giusto Simone? Sì, Credo che sì, Cristina. a Cristina e poi non so chi altro, sicché c'è un qualcosa nel cofanetto. Ah, volevo dire una cosa, che il libro che io ho scritto, Di la prefazione, Cristina. bravo, non so se si vede, Sì. è di Cristina Comencini e lei ha scritto delle cose bellissime, veramente sarebbe da leggerla. Solo che sono 2 pagine, lasciamo perdere, se no si va avanti. Comunque, magari se si fa un'altra volta vi leggerò anche le cose. Sì, assolutamente sì, anche perché io non so se Simone te l'ha detto, ma te lo dico in diretta e poi continuiamo con il nostro gran finale. Tanto l'acqua l'ho presa, non ti Sì, preoccupare. va. Allora io a dicembre sto organizzando qui a Roma un grande spettacolo a teatro che saranno di 3 giorni, alla quale ho già invitato tutti gli amici. Presenti insomma nelle dirette passate, sia amici che condividono questa passione di YouTube, sia amici come Giacomo, come Simone, che magari non fanno questo, ma vengono qui solo per piacere di stare con me, con i nostri ospiti e con tutti gli amici che scrivono sul canale del Prenesse Studios. Per cui ecco, mi farebbe tantissimo piacere se ci fossi anche tu, ovviamente c'è tempo, per cui ne possiamo riparlare tranquillamente, dove magari però potremmo fare una chiacchierata del genere dal vivo tutti insieme e con il pubblico in sala proprio, che sarebbe più Certo, divertente, no? certo, certo. Quindi Io... questa era una piccola cosa che volevo chiederti qua, poi magari ecco, ne parleremo meglio poi dopo in seguito, tanto si parlerà di dicembre. Però ecco, sarà uno spettacolo che
che sto preparando da 2 anni, che passerà da musica a cinema, a spettacolo, a arte, a intrattenimento, insomma ci sarà un po' tutto, doppiaggio, poesie, fumetti, illustrazioni, tante cose. E sarà tutto poi ben incastrato in questi 3 giorni a dicembre, insomma, che sono un venerdì, un sabato e una domenica. In un teatro poi molto bello, molto accogliente, e che saluto dell'amico Paolo, e praticamente insomma ecco, si trova anche in un bel quartiere che è quello di Testaccio, insomma, un quartiere abbastanza centrale nella zona di Roma. Io vengo di sabato, Ok, va bene, organizziamo, ci organizziamo dopo. Comunque, per non far durare la diretta 7 giorni, io direi, perché se non tolgo la parola a Simone, qui Simone ci fa parlare fino a domani mattina, dobbiamo arrivare a parlare di un tema molto importante, perché mi stanno cuocendo il computer con tutte e tutte le stesse domande, tutti quanti, stanno a mandare le stesse domande. Ma chiedi ad Andrea il rapporto con Bud Spencer, chiedi ad Andrea il rapporto con Bud Spencer, e Simone ci gira intorno. L'avevamo messo in scaletta. Siccome sono passate due ore e mezza e stiamo facendo la fine di Villaggio con la lingua di fuori, è arrivato il momento, dai. Simone, di chiedere. Dai Andrea, parliamone nuovamente, dai, visto che tu e Andrea e Domenico Santoro eravate i due bimbi, diciamo, immagine del cinema subito dopo le riprese di Pinocchio, siete stati chiamati da Lizzani per questo bellissimo film, a mio avviso molto molto bello rispetto a quanto non si dica, che è Torino Nera. E quindi da qua la classica domanda: i tuoi ricordi, il tuo rapporto poi con Bud? Allora, con dispiacere, purtroppo ti devo dire che non è che ho avuto tanti ricordi e rapporti con Bud Spencer, con dispiacere, perché un attore grande come lui, anche lui un grandissimo attore, mi sarebbe piaciuto avere la possibilità di conoscerlo meglio, no? Purtroppo ho girato 2 scene con lui, se te ti ricordi, 2, e una quella quando gli do la pistola e una quando lo portano via dal carcere. E ti dico un aneddoto per farti capire: io ero mingherlino e piccolino, e Bud Spencer era la montagna, e per me era il gigante e la bambina, no? Però in questo caso il gigante e il bambino. E a mio babbo, la prima volta che dovevo girare la scena con lui, la prima scena fu quella della pistola, che lui si china e prende la pistola, che mi accarezza i capelli, e io gli dico i nomi di chi deve uccidere. Io, quando lo vedo arrivare sul set, mi metto accanto a mio babbo e gli faccio: babbo, babbo, ma quello è un orso, è un omone. Ma, insomma, mi incuteva un po' paura, perché mi ricordate, ma aspetta, stava con l'occhio tutto, no? Poi era un omone. E mio babbo fa: no, vai, tranquillo, è bravo. Ci giro la prima scena, gli do questa pistola, poi, vabbè, lui, Bud Spencer, stava con i grandi, non stava, io stavo sempre, finita la scena, attaccata al mio babbo, no? Nella scena che lui mi prende con le manette e mi tira su, nel tirarmi su mi graffiò dietro la schiena e mi fece male, perché era di ferro, mi prese, mi tirò su così. Finita la scena, io, c'era le costumiste col cotone che mi disinfettavo, io ero girato, a un certo punto ti vedo arrivare questo omone. Io l'occhio sbarrati così, si girò, mi guardò e mi disse: scusa Andrea, ti ho fatto male? No, c'ho un graffietto, c'ho un trincio così. No, c'ho un graffietto. Scusa, non è stata colpa mia, mi hanno voluto mettere queste manette, ma non è colpa mia, scusami, scusa. Si scusò, mi accarezzò la testa e andò via. Ecco il rapporto che io ho avuto con Bud Spencer. In due Lizzani invece com'era, Lizzani? Lizzani, ecco, Lizzani voleva Andrea attore. Lizzani voleva che Andrea facesse l'attore, cosa che a me non mi riusciva. Ho cercato in quel film di recitare la parte, ma secondo me non sono stato bravo. Cioè, in confronto a Pinocchio, che ero spontaneo, per esempio, io ora attualmente ho una compagnia di teatro, no?
si sta facendo delle commedie, e cerco commedie dove la persona può essere spontanea senza che reciti, capito? I miei ragazzi della mia compagnia sono tutti gente che lavora con me, gente che non ha mai fatto nulla e hanno la spontaneità. E io me le plasmo un pochino, no? Riesco a plasmarli e a fargli diventare ciò che io voglio che sul palco siano, però la spontaneità. Pertanto, non, essendo spontaneo, e ora non mi ricordo, ho perso il filo, cosa dicevo? È tardi, siccome io ancora dormo da 2 ore. Cosa dicevo? Nella compagnia teatrale No, prima. Pizzani su Lizzani Ah, Lizzani, scusate, ma a quest'ora io dormivo. Mi alzo la mattina alle 6. Lizzani voleva che io recitassi, capito? Sicché mi veniva un po' male il ruolo di recitare, però in fondo, insomma, è venuto fuori il lavoro, un bel film, dai, molto toccante, Simone? Molto, a me piace tantissimo. Non ha avuto il giusto successo di pubblico, secondo me. Però dimenticato troppo presto. E a mio avviso è Sai che toccante, profondo, significativo e vale c'era veramente la pena. il periodo che ti ricordi che usciva fuori Palermo spara, Milano risponde, dalla Sì. Sicilia con le pistole, cioè era il momento di quei film, tutti tipo di mafia, di cose che sparavano, e secondo me è stato un po' messo da parte perché ce n'era talmente tanti film simili che non ha avuto il successo che meritava, perché Lizzani è stato un grande regista, eh. Eh sì, Tra l'altro eh è un film che ancora oggi viene trascurato, nel senso che non so se in televisione, credo che sono anni che non lo vedo passare, e poi se andiamo a vedere l'edizione in DVD è veramente pietosa, come qualità è una cosa triste. lo sai che Torino Nera, scusa se mi permetto, manco un attimino, io vado e vengo. Non so se vedete. Sì. La Giappone. locandina cos'è? Giapponese? È stato mandato in Giappone. Sì. Sì. Questa è una locandina che Cecilia ha comprato in Giappone. Persino è stato doppiato in giapponese e è stato mandato in Giappone. Ragazzi, Torino Nera in Giappone. Pensate che il titolo tedesco di Torino Nera è Der Siciliana, che tradotto in italiano vuol dire il siciliano, pensate. Sì, infatti confermo quello che dice Giacomo perché è uscito anche in Francia e in Francia si chiama La Vengeance de lo Sicilianè. Eh sì. E Credo. E quindi è così. poi mi chiedo come mai questa scelta di prendere Nicola Di Bari, che all'epoca era un cantante di Sanremo e che non ha niente a che fare con questo genere di film, no? E magari gli avessero fatto fare un musicarello, magari avrebbe avuto i suoi motivi, però fargli fare un poliziesco a Nicola Di Bari lo trovavo un po' come un pesce fuor d'acqua, nel senso. Però nella sua parte con l'occhialetti, classico avvocatuccio in uno studietto, no? Con l'avvocato ci ha azzeccato, secondo me, dai. Non Non è so, l'avvocato non che. vorrei dire una sciocchezza, però magari sbaglierò, però forse non erano molto amici con Bud Spencer, magari forse la scelta di Bud ha optato anche per quella di Peppino Di Gallo. Può Nicola Di Bari, scusa. darsi, pista, io non le so queste cose perché è stato Perché noi scritto. sappiamo che ha scritto qualche canzone Bud come autore, Sì. però ecco, se non mi ricordo male, una la scrisse proprio per lui, se non ricordo male. Sì. Non lo so. Quindi io So credo che sia per quel motivo lì, fondamentalmente. che nel Pinocchio Lionel Stander fu diciamo messo a far mangiafoco perché a quel tempo le produzioni erano tre: era la Bayerische, era una tedesca, una francese e una italiana. E questa produzione tedesca spinse per far fare a Lionel Stander, che è tedesco lui, se non mi sbaglio, sì, è tedesco. Americano, americano. No, tedesco. Lionel No, Mario Stander Adolf è tedesco.
No, neanche. Mario Adolf è svizzero-italiano. Lionel Stender, se non vado errato, era americano. Comunque ci fu la produzione tedesca, non so perché, che Pijop fa prendere, diciamo, la produzione e glielo estate. Controlliamo subito. Controlliamo. Vabbè, bisogna... Lionel Stander in quel periodo lavorava molto in Italia. Credo che abitava anche a Roma in quel periodo, perché veniva da Milano Calibro 9, poi aveva fatto anche in quel periodo anche un Don Camillo con Gastone Moschin, qualche Decamerone aveva fatto. Ma da molto prima, come dicevo, aveva fatto anche, c'era una volta il West con Leone che uscì nel 66, 67 mi pare, per cui 69. Insomma da molto prima. Credo allora, che cos'era 69. Mi avete aperto una nuova conoscenza, io sapevo che era tedesco e che la produzione tedesca aveva pigiato per farlo. No, è praticamente è nato e morto in America. È nato a New York e morto a Los Angeles. Sì, infatti, ricordavo che era americano, sì. Era americano, sì, sì. Non si smette mai di imparare. PS, tra l'altro, ora che poi piano piano mi viene in mente, perché poi alla fine... sono un po' come il diesel, ci metto un po' a partire, però tra l'altro ho partecipato anche alla convinta... devo attaccare il cellulare perché altrimenti si spegne. Sono già in riserva qui. Comunque ho collaborato anche alla collina degli stivali, Lionel Stender. Sì. Andrea, io ti farei l'ultima domanda mia personale prima poi dei saluti e la chiusura. Ti chiedo, se giochiamo di fantasia, ti chiamassero sul set di una nuova produzione di Pinocchio, in quali panni ti piacerebbe recitare che non sia Pinocchio? Domanda da $1 milioni. Penso che non accetterei. Non accetteresti. Penso che accetterei perché penso che farei un qualcosa di brutto verso Comencini. No, un mancato rispetto verso Comencini. Anche se per tanti soldi penso che non accetterei, ecco. Anche perché, come diceva prima Cristian, è inutile fare remake, è inutile fare basta. L'hanno fatti troppi di Pinocchio, ora uscirà poi quello americano... Poi tanto ci sarà sempre qualcuno che cercherà di farlo. E tutti che lo faranno a modo suo e diverso da quello di Comencini, ma rimarrà sempre nella storia, secondo me, quello di Comencini. Perché è stato fatto in una visuale povera, in una visuale vera, senza effetti scenografici, senza recitazione, ma le persone che recitano sembrano veramente umane, sembrano veramente... spontanee, ecco, io penso questo. Poi forse parlo di parte, scusatemi, però penso così. No, condivido. È giusto. E il figliolo di Giancarlo Giannini con Madonna ha fatto, no? Trasforma da un insolito azzurro, quel film è bellissimo, no? Con la Melato e Giannini. Travolti da un insolito, sì, quello lì. Però. Cioè, io l'ho visto, ma ci corre come da qui a New York fra il suo e quello che ha fatto il suo babbo, dai. Era bellissimo, era molto bello, però Giannini era Melato. Ma prevalentemente perché quelli sono film, come il Pinocchio tuo, sono film che fanno parte di un'altra era cinematografica. Cioè, è inutile adesso portarli ai primi anni del 2000 o nel 2022... un film del genere non sarebbe possibile perché non ci sarebbe più quella spontaneità, quella naturalezza degli attori, ma sarebbe comunque come detto messa proprio al bando, perché poi magari se c'è un errore viene corretto con la computer grafica, ci sono tutti i green screen, tutte le cose. E ricollegarmi a questo capitolo, no, per esempio sulla storia del cinema moderno, diciamo così. Io sono un grande amante, a me piacciono tantissimo i film con Nicolas Cage, mi piacciono tantissimo. E recentemente ha dichiarato una fantastica intervista su tante cose e ha detto che praticamente gli hanno fatto sempre la domanda: quando ha interpretato Ghost Rider, che si vede praticamente che sei a petto nudo, ma gli addominali erano i tuoi o li hanno fatti in computer grafica?
E allora lui ogni volta gli chiede sempre questa cosa e dice: gli addominali erano i miei, però perché devo andare 7-8 mesi in palestra e prepararmi per un film se poi mi chiedono se ho fatti tutti col computer? Allora facciamoceli tutti col computer, ciao, che ci vado a fare? E allora si è spostato a fare film, diciamo, un po' più di serie B, con meno budget, dove gli effetti speciali sono molto ridotti all'osso, diciamo così, no? Cioè, è questo quello che mi piace, secondo me, che manca adesso dell'attore, la spontaneità di non dover lavorare con gli effetti speciali, che è molto difficile, eh. Sì, oggi come oggi Attenzione, è molto difficile, perché per esempio... È che noi siamo italiani, capito, Cristian? Perché gli americani sono più furbi di noi? Superman e Spider-Man. Non è che hanno fatto il remake 10 volte, hanno fatto Spider-Man 1, Spider-Man 2, Spider-Man 3, però è sempre Spider-Man. No, è come se... che poi in fondo sono remake, perché è sempre lui che combatte il cattivo, cambia la storia, ma non ci pensa. Però furbamente non potevano fare il remake di Spider-Man. Hanno fatto Spider-Man 1, Spider-Man 2, Spider-Man con la cosa, cioè hanno portato avanti la storia di Spider-Man, però con diversi altri fenomeni, diciamo. Pinocchio o Travolti da un immenso destino nell'azzurro del mondo, quello lì, non è che potevano fare ritrovati nell'isola i due, portati a casa i due, si separano, cioè non potevano fare, no? Razza, fanno il remake, ma perché siamo italiani, capito? C'è cioè, un discorso mio strano che non so se mi avete capito, però... No, no, assolutamente, assolutamente. Giusto, giusto. Bene, allora dice Simone annunciava la chiusura, mi dicevi in chiusura, insomma, volevi chiedere qualche No, io commento, hai chiesto? avevo l'ultima domanda e Va gliel'ho bene, fatta sempre. a posto. Allora, tu Giacomo vuoi aggiungere qualcosa a questo argomento che abbiamo trattato prima della chiusura o vuoi passare direttamente alla chiusura? No, possiamo passare alla chiusura. Insomma, Andrea è stato veramente gentilissimo, ha colmato tutte le mie personali curiosità. E quindi sono contento questa sera di aver chiacchierato con lui. Ti ringrazio Giacomo, comunque se vuoi domani sera, magari un po' prima si A faccia, perché disposizione. no, perché io purtroppo lavoro e faccio la mattina alle 6, sono in piedi, capito? E a quest'ora io sono già a letto che dormo un po', sì che ora incomincio a sentire un po' l'abbiocco, però mi Giusto. dovrebbe andare avanti fino a domattina, capite? Più forte la voglia di raccontare, di parlare con voi che di andare a letto, onestamente. Però capisco anche che bisogna stringere e chiudere questa serata, dai. Eh sì, oggi adesso dobbiamo un attimo lasciarci per poi riprenderci, diciamo, dai, diciamo così, via, perché c'è bisogno comunque di riposare un po' e di andare a dormire un po' tutti quanti, anche chi ci ascolta, lo so che siete ancora tanti, scrivete tanti commenti, tutto quanto, però ragazzi, dovete essere anche comprensivi che comunque noi del Premesse Studios siamo l'unico canale che da quando è cominciata sta diretta ho chiesto una volta solo di se volete iscrivervi e voler fare parte del nostro gruppo. Non chiedo ogni 3 minuti like, iscrizioni, abbonarsi al canale, donazioni, niente, a noi non ci frega niente. Siamo qui a disposizione 2 ore, 2 ore e mezza, 3 ore per parlare di cose importanti, cinema, spettacolo, tante cose, insomma, che fanno parte e sono fondamentalmente parte fondamentale, aggiungerei, della nostra storia cinematografica e non solo, anche umanistica, come abbiamo potuto vedere dal lato di Andrea che ci ha raccontato tante belle cose sul suo passato nel mondo di Pinocchio, con il rapporto con gli attori, le cose e tutto il resto. Una bellissima esperienza che rifaremo sicuramente. Per cui, allora, dimmi. E soprattutto niente pubblicità. Niente pubblicità, Sempre soprattutto. Noi a ovviamente zero. siamo qui, non è che siamo qua per giustamente per niente, noi vogliamo dare delle grandi emozioni forti. Allora, quali sono le nostre emozioni? La chiusura del signor Simone, perché voi dovete sapere che Simone è detto il profetico, il
il personaggio, il buon profeta, perché lui dà sempre queste chiusure così filosofiche, emblematiche, rimane sempre così, insomma, come si può dire, ti lascia sempre come per dire: perché abbiamo finito la diretta? Ma continuiamo un altro po'. No, beh, io non devo più, non ho da fare nessun tipo di profetismo. Ringrazio voi, come sempre, ringrazio te, non finirò mai di farlo, perché in questo anno mi ha dato modo di creare dal niente un palinsesto a braccio, in base alle mie idee, facendo un percorso che mi portasse a parlare di tutte quelle che sono state le opere cinematografiche, non solo, che hanno fatto parte della mia infanzia, della mia vita, e che faranno sempre parte della mia vita. Quindi essere venuto qua con Giacomo, con te, e aver portato ogni volta un artista a parlare in prima persona di quelle che sono state le basi della nostra infanzia, ma tuttora della nostra vita, non può far altro che rendermi orgoglioso e felice. Come diceva Andrea, non ci sono cifre di denaro paragonabili a questo. E poi ringrazio stasera nello specifico Andrea, che è un mix di simpatia, professionalità, umanità, bravura, e che riesce sempre a descrivere, a raccontarsi nella maniera perfetta. E Andrea chiude questo cerchio fantastico insieme a Comencini, a Manfredi, Ciccio e Franco, tutti artisti con la maiuscola. E devo dire che senza questo cast forse non saremo a parlare quest'oggi di Pinocchio, e fra 50, 60, 70 anni non si parlerà di questo Pinocchio? Io penso di sì, perché alla base di tutto sta proprio la semplicità e la professionalità, che restano due caratteristiche, come detto, che oggi purtroppo difficilmente le si ritrovano, perché si tende sempre a fare il personaggio per reclamizzarsi il più possibile. La loro opera viene rivissuta in noi che abbiamo il desiderio di raccontarla. Quindi io penso che quando un gruppo di persone ha questa voglia di ritrovarsi insieme in compagnia a parlarne, ecco che portiamo avanti la loro opera. Quindi il grande tesoro che oggi ci lascia Andrea, ci lascia Comencini, è questo. Lo stesso che forse ritroveremo anche tra 50 anni. Andrea, posso dire grazie, anche perché è sempre disponibile, e tutte le volte che lo sento è come se ci conoscessimo da sempre. Simone, te l'ho detto che era filosofico. Simone, sì, no, ma mi raccomando, domani il bonifico, eh? Sì, cioè, anch'io lo sto aspettando, no, da Cristian, ma non arriva. Allora, ci sono problemi, ci sono problemi col fax, non arrivano i bonifici. Era la mia battuta per farvi fare la risatina, perché credevo che stavate un po' bloccando anche voi. Io vi ringrazio, Cristian, ringrazio Giacomo e Simone, che vabbè, siamo amici da tanto, e ci vedremo presto in radio, e ringrazio tutti i tuoi, come posso dire, fans, i tuoi ascoltatori, i tuoi seguaci. Eh sì, dai, noi li definiamo i nostri amici del canale, gli amici del canale. I tuoi amici del canale, delle loro domande, di averci seguito, e ringrazio Simone di avermi proposto a te, Cristian, e a Giacomo per questa intervista. Grazie. Perché, come ho detto prima, mi piace proprio raccontare, quando la gente mi garba ascoltare, a me piace raccontare. Sicché io vi ringrazio veramente. Beh, io voi di questa serata, anche se un po' tardino, ma insomma, va bene. quello è la prassi qui. Andrea, ci frega l'ora al regale, perché a me mi fa un quarto all'11 al mio orologio, invece un quarto a mezzanotte. esatto. Mi ha fatto piacere, Giacomo, Cristo e Simone, vi mando un grosso abbraccio. Forza Pizza! Senti Andrea, mandiamo un saluto anche a Cecilia. Ah sì, mandiamo a Cecilia, che a quest'ora sarà a letto. Noi la salutiamo lo stesso. Vabbè, ringrazio da parte sua, ok? Allora, grazie a te Andrea, grazie, è stato un piacere, grazie. Grazie, ciao Andrea, grazie. Ciao Andrea, ciao. Ti voglio bene, ti vogliamo bene.
Assolutamente. A presto. Buona serata. Buona serata. Ok. E allora, insomma, prima della conclusione effettiva, manca solo l'ultimo commento di Giacomo, che è rimasto un po' in silenzio qui sul finale, per cui vogliamo sapere che cosa ne pensi di questa serata. No, beh, è stata emozionante, anche perché con Andrea ho avuto solo sempre contatti così virtuali, non ho mai avuto il piacere di chiacchierare come questa sera, quindi già per me, insomma, la serata è stata pagata e strapagata per me. No, è stato emozionante. Beh, come tutte le altre puntate che abbiamo fatto, anche con Ottaviano, è stata una bella esperienza. E anche quelle che abbiamo fatto noi tre da soli, dedicate a Franco e Ciccio, per esempio. E sto riscoprendo un mondo nuovo che prima non conoscevo, perché non avevo mai partecipato a queste cose. È un mondo che mi sta molto piacendo. Poi sta nascendo anche una bella amicizia anche tra noi, insomma, assolutamente sì, questo è assolutamente quello più importante. Questo era lo Beh, spirito dell'inizio del mio canale, era lo spirito all'inizio del mio canale, ovvero creare rapporti di amicizia con tante persone, perché comunque alla fine noi qui intratteniamo persone che hanno i nostri stessi gusti. Siamo in compagnia, poi se ci stanno persone che ci seguono e commentano, bene. Se non ci sono, non ci importa niente. Se ce ne sono poche, non ci interessa, perché noi lo facciamo. Poi magari lo vedranno domani, dopodomani. Non è una cosa che noi abbiamo per forza bisogno. Ah, iscrizioni, ah, commenti, ah, vediamoci in 50.000. No, perché se no non avrei parlato di questi film o di non avrei contattato questi attori, ma avrei chiamato persone che magari fanno parte di un mondo leggermente diverso, più appariscente, che vuole fare numero e basta. Noi invece vogliamo fare la qualità. Vogliamo esatto. dare la qualità a un servizio di qualità. Questo è. Quindi io sono contento soprattutto di fare questa cosa e di incontrare tante persone come te, Giacomo, che ti sei prestato da subito a partecipare, anche se era stata la prima volta, non c'è avuto nessun tipo di problema, sei andato alla grande e come hai detto te abbiamo fatto anche una bella amicizia, sta nascendo una bella amicizia e sono veramente molto felice di questo. Questo mi fa tanto piacere. Più Beh, di tutto il resto. ti ripeto, quando si parla di cinema, sono sempre a disposizione. Sul cinema italiano sono sempre quello, diciamo, dagli anni 70, dagli anni 60 fino agli anni 90. Ah, beh, certo. Poi, dopo è un altro tipo di cinema che, per carità, anche oggi si fa un buon cinema, però non lo seguo con interesse forte, cioè non lo studio come ho studiato gli altri film, no? Quelli Sì. precedenti. Io invece Comprensibile. resto sempre dell'idea che il cinema, come ho detto anche in altre puntate, dovrebbe essere una materia di studio già nelle scuole, perché il cinema è arte, ma è anche vita, è stata moda, è stato vestiario, musica, tutto. Quindi io firmerei proprio una petizione, anziché tante materie strane, ce n'è una semplicissima come il cinema che poi ti aiuta a riscoprire tantissime altre situazioni e realtà. Non lo so, comunque già il fatto di essere qui 2 ore, 2 ore e mezzo a parlarne, persone che ti seguono, scrivano, chiedano, insomma, va da sé che sia una cosa molto interessante. Poi Giacomo, Certo. quando Andrea verrà ospite da noi negli studi in radio, sei invitato. Sarà un viaggio un po' lungo, però noi ti aspettiamo. Dove lo fate? A Roma? Dove vivi? A Roma? No, 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 però più vicino, vicino Firenze, proprio a 2 passi Ah, da ecco. te. Esci di casa, giri 2 o 3 curve e ci sei. All'aeroporto magari, A però poi disposizione, vabbè. guarda, se capita l'occasione, a me piace viaggiare. Poi, diciamo, dopo l'esperienza che abbiamo adesso vissuto, insomma, abbiamo apprezzato molto di più il valore del viaggiare e di tante Ah, altre cose. sì. Però sicuramente se Abbiamo capiterà, cuffie, sono. microfono, poltrone comode disponibili, sala ospiti, c'è tutto. Quindi Confermo, da confermo. parte mia Posto ce sono a disposizione. La prima occasione che capita, che magari sono lì dalle tue parti, sicuramente ti contatterò. n'è.
E poi ovviamente se ci sarà la possibilità, quello che dicevo prima anche ad Andrea, ovvero dello spettacolo che sto mettendo in piedi del Prenesse Studios, lo faremo a dicembre, dove ci sarà anche Simone, che se non viene lo vado a prendere io con la Grazie, macchina. Grazie. A Roma, quello è onore. Sì. Allora ti aspetto. A Roma sono spesso io, quando capita, magari 2 o 3 volte l'anno capita che mi trovo a Roma. Quindi, diciamo che noi facciamo lo spettacolo, le giornate sono già prefissate e saranno un venerdì, un sabato e una domenica e dovrebbe essere il primo weekend, cioè no, il secondo weekend di dicembre. Che okay. Se non mi ricordo male dovrebbe essere 15, 16 o 17 o 16, 17 e 18, non ricordo. Dovrebbe essere il primo, o no, il secondo o il terzo weekend di dicembre, non mi ricordo. Queste sono sicuro comunque le date, ecco. Non mi ricordo se erano 15, 16 o 17 o 16, 17 e 18. Devo vedere quando cade venerdì, sabato e domenica. Può capitare che sì, magari in quel periodo sono a Roma, può capitare. Magari, e se vieni sei ovviamente il benvenuto. Andiamo. Così facciamo magari qualcosa anche tutti insieme. Verranno tanti amici, già si parlava anche di Andrea di Canno TV, ma anche di Sebi di Recensioni Scarse. Partiamo un po' da tutta Italia. Andrea viene da Torino, Sebi viene dalla Sicilia, insomma, voglio dire, partiamo da un io po'. Io che vengo dalla Germania, quindi. Tu sei l'internazionale, vabbè, insomma. E pensare che tutta questa storia che ha portato a 1160 iscritti sul mio canale, che per me sono tantissimi, e questa leggenda del Prenesse Studios è partita da un terrazzo ed eravamo in due. Mamma mia. Io non mi sono mai fidato dei terrazzi, cioè proprio da un'idea su un terrazzo, una cosa molto stupida fondamentalmente, ci siamo divertiti così, è diventato un progetto che sta praticamente coinvolgendo via social al momento persone, ecco, come Simone che viene dalla Toscana, ma mi viene da pensare anche Lorenzo che sta a Firenze, come Flavio che sta vicino Salerno, tu che sei, vabbè, in Germania, Andrea che stava adesso anche lui a Pisa, Andrea di Canno TV sta a Torino, capito? Insomma, è bello interagire anche con persone comunque all'esterno della tua città, ma soprattutto che fondamentalmente hanno fatto ingrandire il tuo mondo, diciamo così, virtuale del Prenesse Studios, insomma. Beh, sono sempre casuali, no? Le situazioni che sì, poi ti portano a raggiungere obiettivi che neanche immaginavi. Esatto. Anch'io quindi si devo spiegherà ringraziare un po' tutta questa storia, nello spettacolo si spiegherà questa storia qui, la nascita del Prenesse Studios, ci sarà tutta una sorta di carrellata fino praticamente alla celebrazione poi del 12° anniversario. E poi ci sarà alla fine del Prenesse Studios. Esatto, no? Esatto. Vabbè, allora ragazzuoli, io... Chiudiamo. Dimmi. No, niente, che io mi congedo anch'io. Saluto direi tutti. Che è arrivato il momento di salutare. Non piangere, vedo che ti strofini. No, non piangere. Purtroppo non sono piangere. Stato bene questa settimana, per cui ho ancora qualche postumo, qualche acciacco. Perché sei anche stato bene alcune volte. Sì, non di testa. Beh, io vi do appuntamento tra un mese circa, verso la fine di aprile, con un'altra puntata. E non svegliamo né dedicata a chi né di che parleremo. Come si usa dire in televisione, lo scoprirete seguendoci, no? Quindi esatto. rimanete aggiornati. Però possiamo dire che sarà la diretta, un'altra diretta in compagnia di Giacomo. Sì, sarà un argomento di cui anche Giacomo può essere un pioniere sicuramente, con tutte le sue conoscenze internazionali e storie di retroscena, comunque sì, un argomento. L'argomento è una sorpresa anche per me, o me lo potete già dire? No, lo sai.
Sì, lo sai, sì, sì. Sì, lo sai. Quella, quella, quella lì. Cos'era? Banfi? Banfi? Dai, sì. Festeggiamo l'Ino Banfi. Tanto rimane tra di noi. Ma non siamo più in diretta, no? Non siamo più in diretta. No, siamo in diretta ancora. Io pensavo che avessi staccato. Già. No, no, è giusto, sì, no, dai, diciamo che con l'uscita di Andrea avevamo chiuso, dico. Mi sembrava giustissimo dedicare una puntata anche a Lino Banfi, che resta icona, no, del cinema italiano, della commedia all'italiana, della commedia sexy all'italiana, quindi anche lui purtroppo messo, brutto dirlo, ma messo da parte negli ultimi anni, e quindi... Era giusto, no, dedicargli una puntata, perché insomma, tra la filmografia e la carriera che ha fatto, stiamo parlando di un uomo che ha realizzato oltre 220 film, 230 film. Che poi, tra l'altro cioè, l'idea che mi sono fatto io riguardo a questa puntata è di citare cose di cui non ne parla mai nessuno. Sì. Quando si parla di lui si parlano sempre delle stesse cose, mi avete già capito, di Coronzo Canà e di queste. Invece, Nonno Libero. Di Nonno Libero, invece io voglio andare proprio nelle cose che sono messe proprio in fondo ai cassetti, sai, quelle cose che non ne parla quasi nessuno, di quel tipo di cinema. Lui ha fatto nei primissimi anni 70, poi ne parliamo. Poi ne parliamo. Mi è piaciuto. Comunque, la mia idea è quella, la mia intenzione è quella di citare le cose che non vengono mai citate nelle altre sue interviste, quelle che precedenti che gli hanno fatto. Sarebbe bello iniziare ora la diretta, altre 2 ore e 50 su Lino Banfi. Ora però finiamo la facciamo adesso. Sì, così Cristian, oltre il naso, si asciuga anche l'ombelico, perché mi sa che si squaglia e non ce la fa più. È provato, No, no, non ce la faccio più. Io vi do la buonanotte. Vi ringrazio. Oggi, ragazzi, buonanotte. E ciao, ci vediamo, ragazzi, tra un mese. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti. Ciao, 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 ciao. Alla prossima. Ciao. Alla prossima. Allora, eccoci qua. Vediamo. Eccoci, siamo rimasti soli, ragazzi. Come vedo, ci sono ancora 6 persone che guardano la diretta insieme a noi, ma è arrivato il momento ufficiale dei saluti anche da parte mia. Abbiamo salutato in primis Andrea e poi abbiamo lasciato andare anche i nostri amici Giacomo e Simone. Io vi do appuntamento al prossimo mese con Parliamone e una bella diretta, come già annunciato, dedicata a Lino Banfi. Quindi mi raccomando, insomma, non perdiamoci di vista, ok? Quindi io vi aspetto qui sempre il mese prossimo ad aprile, poi vi diremo bene la data, le cose, voi state tranquilli, ci sarà una bella diretta dedicata a Lino Banfi. Ma prima di salutarci ricordo a tutti quanti che il 31 di marzo tornerò in diretta insieme agli amici Flavio e Gian Claudio, che abbiamo salutato in precedenza, che parleremo di una argomentazione a noi tre cara, ovviamente, ma a tanti altri amici del gruppo presente all'interno, insomma, di questa nostra, diciamo, community di YouTube. E parleremo ovviamente di questa, dopo un bel po', insomma, di, diciamo, dovuta digestione, dello scioglimento, diciamo così, dell'ultimo tour dei Litfiba, per cui parleremo una quarantina di minuti, un'oretta, su questo scioglimento, quindi sarà una diretta un po' più musicale, ok? Per cui, se volete, avete la possibilità innanzitutto di conoscere questo nuovo amico del Preneste, il nostro caro Gian Claudio, in arte Padre Bardo, e vedrete che cosa sta combinando. E poi avremo anche Flavio di Mad Dog Channel, che ormai conoscete tutti, anche lui bravissimo e super preparato. Per cui io, ragazzi, ringrazio tutti quelli che hanno visto questa diretta, ringrazio soprattutto tutte le persone che si sono iscritte nuove all'interno del canale, tante persone, ringrazio anche Alessia, che ha scritto tantissimi messaggi ma che purtroppo non ho potuto leggere tutti perché ce n'erano anche tanti altri, per cui abbiamo dato un po' di spazio a tutti. Io ringrazio anche gli altri che ovviamente non,
insomma, sono ormai abitué del luogo, ovvero i vari Sebi, Andrea, Mirko e Mary e tanti altri, insomma. Poi abbiamo visto il ritorno di Giovanni, addirittura, insomma, Fabrizio e tante altre persone che comunque si sono iscritte, insomma, o eventualmente non sono tornati a commentare. Però ecco, siete veramente tantissimi e non me li ricordo tutti. Per cui non vorrei dimenticarmi qualcuno, per questo ho fatto qualche nometto così, però diciamo ovviamente, ok, il mio ringraziamento, il mio pensiero va a tutti quanti voi che siete la vera anima del Preneste Studios. Per cui ragazzi, vi do appuntamento al 31 e niente, una buona serata per quello che ne resta e una buona notte per chi andrà a dormire. Ciao ragazzi e ci vediamo sempre qui. Il fantastico mondo del Preneste Studios. Ciao.